vedere. Sì, Ma passa. l'hai messo un Ci titolo? siamo, ci siamo. L'ho messo un titolo. Come si chiama questo L'ho live? messo, perché bisogna stare attenti all'addizione. Attenti, attenti. Come si chiama questa live? Casino youtubiano, Yotobi si incazza e ci mancherebbe. Ah. È della serie, dobbiamo fare i big money, non sappiamo come farli, andiamo sulla cresta È dell'onda. Il palesemente così. E io non ho un link da darti in tutto questo. canale tuo qual è? Dimmelo un secondo, va. Dell'Hollers, Ah, su sempre quello. quello. Sì. E beh, su TGB Photos mica lo metto. Ah, non dovevo dirlo. Adesso ormai è tutto qui. E Ecco. Vabbè. arriveranno gli hater anche di là, che bello. In streaming dal vivo ora, e ce l'abbiamo Ora, fatta. cioè non ieri, ora proprio. Allora, condividi. Il link pubblico te lo scrivo qua in chat dell'Hangout. Abbiamo anche una chat. Sì, nell'Hangout c'è la chat, vedi. È bellissimo tutto ciò. Oh, Io è non già so dove. uscito, è uscito. È la prima cosa che trovi sulla dashboard sulla sinistra. Cioè, dashboard, quella cosa. Eccolo qua, eccolo qua. Sì, 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 Oh, sì, è sì. già tutto pronto, incredibile. È incredibile questa tecnologia, eh. Veramente. Sono in live col buon FTDJ. Ok. Allora, DJ e il buon Vigazzoro. Live. Sono Un po'. in live. Mai trovate le dirette, appena le facevo partire non le trovo mai. Sparivano. Una mezz'oretta, scrivo, anche se sarà un quarto d'ora. Quindi questo qui è il bello della diretta, chi entrerà adesso. Esatto. Ci vede fare cose che non c'entrano nulla con la live. Bellissimo tutto ciò. Oh, l'ultimo post su The Lollers è il 23 ottobre, tale. Che figo. Per questo ti dico, attirerò un sacco di persone. Allora. Io l'ho linkata la live, vediamo se entra qualcuno. Perfetto. Tu che c'hai il contatore degli spettatori, vedi se qualcuno la vede. Siamo a... Infatti. Allora, aspetta, sono diversi zeri, quindi... Ah no, è uno solo, è uno Sono solo, zero. zero, quindi Zero. facciamo una live dove parliamo da soli. Evviva! Lo Evviva, ci spettatore è calcola. zero. Non ci calcola nessuno e va bene così. Allora... Aspettiamo che arrivi qualcuno, direi. Qua puoi dire anche le cose più importanti del mondo, tanto non c'è nessuno che ascolta. Ma, per esempio, io mi sono scopato mia nonna. Tipo cose del genere, sono, potevo dire. sono cose molto coraggiose da dire, effettivamente. E, che, guarda che faccia che c'ha! Chi? C'è Gabri che c'ha una faccia allucinata. Ma sai, guarda, c'è il riflesso degli occhiali con i 1000 monitor. Cioè, Quando si inizia abbiamo... che The Spider Tony, ma non è iniziata. È appena iniziata. Ma in realtà siamo fermi, cioè non va niente. No, ma Non no, non mi carica la live a me, non so per quale motivo. Boh. va. Cioè sul canale? No, Su sì, ma non YouTube? la riesco a vedere. Te la vedi? Vediamo, te lo dico subito. Dal vivo? Oh mio Dio! Ah, basta, ok, sì c'è. E c'è, sei tu che... Appena aperto c'eri tu che dicevi di tua nonna, quindi... Vai, su. È bellissimo tutto ciò. Ok, quindi soltanto a me non funziona, benissimo. Francesco esploderà da un momento all'altro, scrivono nel frattempo. Ah, perché? Ah, sì, perché per i palloncini. Ma chi l'ha scritto? Human Safari. Ah, grande Nicolò Ballini. Vedi, ho detto nome e cognome così posso segnalare la live. Esatto, adesso lo stalkereranno tutti qua, No, ma stalkerer. lui è diventato famoso perché un blog brasiliano lo ha condiviso. Ma va, Ha fatto 3.000 iscritti in 2 giorni, una roba del genere. che figata. Ma Vedi, sono e bravo. anche lui non è nei canali consigliati quando uno si iscrive a YouTube. Questo non è giusto. Non è giusto. Non C'è è un giusto. complotto dietro. C'è il complotto, sei Andreani. Ma perché? Ma vedi che sei un cretino. Ci sono gli Illuminati, Ma c'è dice. anche la live di Moccia, penso che la maggior parte sia da lui. Ah, c'è anche la live di Dario Moccia, e chi ne sapevo io? A me mi ha Vabbè, invitato ma è lui. ovvio che la gente preferisca venire qui che da Dario Moccia. Scusate un attimo, eh. Noi abbiamo dell'Hollers. Noi abbiamo The LOL, scusa se è poco. Nel frattempo il commento di Human Safari è sparito. Io ho Ah, vai, aggiornato la live, non c'è no, più. a me c'è anche un mi piace. Uno solo? Ah, Due adesso, adesso. qui, perché mi piace pure io. Due? Ah, ok, aspetta che lo metto anch'io, tre, vai. Aspetta che lo A metto posto. anch'io. Dai! Più mi piace Facciamo salire condividi questa la live. cosa. Tre mi piace, boom. Ma noi Perfetto. dobbiamo fare le persone serie. Noi dobbiamo fare... Sì,
Sono un Lei, calcagomma che reca martelli e lancia palle di ferro, scrive Ile Morgantina. esatto. E io ne sono pienamente contento e convinto, Io credo. mi accodo a FTDJ. No, adesso cercando di fare i seri, cosa che non riusciremo assolutamente a fare, cioè lo No, sarà sappiamo fin duro. dall'inizio. Francesco, tu che volevi dire quella cosa? Dilla. Quale? Non ho la più pallida idea, vai, improvvisa, siamo youtuber, vai così. Non so quale, di co a cosa stai riferendo, cioè forse è quello No. che ho detto all'inizio della live su mia nonna. Preferirei non sentire più niente a riguardo, ma va bene così. No, seriamente adesso, che cazzo è successo? Fai un recap totale, tu che ti intendi di feed, sei il nostro tecnico. Allora, praticamente tempo fa, qualche giorno fa, un tizio che fa Andreani di cognome, non mi ricordo il nome, tipo Daniele o Davide, boh, non mi ricordo come si chiama. Daniele Andreani. Daniele Andreani, in cerca di notorietà, quindi gli stiamo dando ancora notorietà, visto che noi siamo delle persone male, come direbbe il buon tizio Volo. Che salutiamo, non perdiamo occasione per salutarlo assolutamente. Come direbbe Bonetti, notizio. Che Notizio, poi è stato bellissimo notizio. ieri vedere il tizio qualunque in live con Bonetti. Vabbè, sono cose che un attimo considerazioni personali. E il buon tizio qualunque ha invitato in live questo Andreani e si sono scannati lui e io Tobi. Per Perché? quale motivo? Tornando indietro nel tempo, questo Andreani fece un video, fece, parlo al passato, passiamo, parliamo al passato imperfetto, ha fatto un video poco tempo fa. Dove diceva che YouTube c'era la casta dietro, è una mafia, e praticamente YouTube ti scrive automaticamente dei canali senza che tu lo sai. Allora, riassumendo, cosa succede? Se tu crei un account nuovo, YouTube, quando vai a creare l'account, a seconda della tua età e del tuo sesso, ti dà dei canali automaticamente spuntati, dove tu puoi levare la spunta di iscrizione. Dice: noi abbiamo selezionato questi canali per te. Ma questo perché? Perché YouTube è un'azienda, ovviamente se deve far vedere qualcosa, no? Deve far vedere che lei è un'azienda abbastanza seria. E ovviamente se io mi iscrivo su YouTube e non so dove andare, prende i canali con più iscritti e ma automaticamente ti fa vedere, ti dà la possibilità, se tu non levi le spunte, di iscriverti a quei canali. Così il giorno dopo io dato YouTube Che è fra mi l'altro trovo. una cosa che fa anche tranquillamente Facebook e nessuno si è mai lamentato. No, Metti mi ma poi piace, la ti cosa che consigliano fa le pagine YouTube sotto. la fa per un motivo semplice, perché YouTube vuole diventare un po' come la, tra virgolette, televisione, non nel senso che vuole fare le cose della televisione, vuole tenere gente davanti al computer. Certo. Ovviamente se io se io non trovo video quando apro la prima pagina di YouTube che mi interessano, io chiudo la prima pagina di YouTube e me ne torno su Facebook a farmi i cazzi miei. Quindi YouTube mi prende ovviamente il YouTuber con un grande quantitativo di iscritti. Ma perché è logico, perché sono quelli che interessano di più. A seconda della tua età, del tuo sesso, ti seleziona dei canali che potrebbero piacerti. Immagina se lo facessero, come ha detto l'occhio del tubo, se lo facesse in maniera puramente casuale, se io mi trovassi proprio Andreani tra le iscrizioni il giorno stesso che tu YouTube, io chiudo YouTube e lo brucio. Cioè, nel senso. Eh sì, pienamente d'accordo, pienamente. Ok, e qui lui dice che ci sta dietro la mafia, che ci stanno le grandi lobby dietro del La casta, potere, la massoneria, no? ma io direi che ci vorrebbe Adam Kedmon in queste situazioni, Ma sì, ragazzi. Sì. esattamente, lui vede che ci sta la massoneria dietro, ma la cosa cioè, tipo Simone, no, dei fancazzisti anonimi, lui è finito in mezzo ai canali, fancazzisti anonimi, che sono tra i canali con più iscritti in Italia. Che hanno un pubblico tra i 17 e i 20 anni, quindi praticamente YouTube ti manda quei canali là se metti l'età tua, dei 17 tra i 17 e 20 anni, e fino in quello scandalo. E Simone manco lo sapeva che veniva automaticamente consigliato da YouTube. Guarda, E la stessa Simone. cosa è successa, visto che adesso sono in contatto con lui, la stessa cosa è successa anche a Gabbo, per esempio, a Gabbo di Square, dimmela godo. La stessa identica cosa, lui non sapeva neanche di essere fra i canali consigliati quando ti Ma poi la cosa iscrivi. che dice Simone è tanto semplice: io preferirei avere degli iscritti che vogliono vedere il mio canale realmente che degli iscritti buttati a caso che probabilmente il giorno dopo non Beh, sì. aprono il video e magari non manco lo guardano, manco lasciano un commento. E perché alla fine aumenta soltanto il numero degli iscritti così e poi no, e poi non aumenta il feedback, no? Col pubblico. Però, cioè, secondo me, alla fine, cioè, se io mi iscrivo a YouTube e mi trovo dei canali che potrebbero interessarmi.
io ci rimango più attaccato a YouTube, cioè a me non, io non ci vedo nulla di male in questa azione di YouTube. Però adesso mi sono spiegato una cosa, perché praticamente io dei giorni, in maniera tanto random, mi arrivano centinaia di iscritti. Poi appena carico un video, quelle centinaia di iscritti che arrivano in maniera random spariscono, sono sempre quelli grosso modo i numeri, cioè faccio un boom. Perché, ma è normale, perché probabilmente questi qui sono gli stessi tizi che si sono iscritti al mio canale YouTube, probabilmente con quell'algoritmo, perché probabilmente capiteremo pure noi in piccola parte, no? Sì, parla per te, però. Vabbè, io ho 2 milioni di iscritti, quindi non è che ce ne ho tanti, però può essere che capito pure io. Quindi mi daranno un centesimo dei miei iscritti, poi apro il mio video, dicono a me non mi interessa, levo l'iscrizione. Alla fine tanti cazzi, cioè non è morto nessuno. E lui, Andreani, invece fa, si incazza, ha fatto il video dove, tipo, ci ha messo pure YouTube in mezzo, dicendo che era tutta una mafia dietro. Allora io Sì, ricarico. ma quello che poi uno si domanda è: d'accordo, tu ti incazzi. Perché? Ma Perché? proprio perché c'è Perché sta stai a questa cosa. Io rosicà? Ma stai a rosicà proprio tanto. voglio usare le parole di Leonardo De Carli. Lui riassumendo un post che era un tema, praticamente un papiro, ci potrei fare il libro nuovo in cui posso darci l'esame, mentre una tesi di laurea. Riassumendo, lui ha detto: io non capisco perché ci sta tutta questa competizione su YouTube. Cioè, è vero, perché alla fine tutti quanti gli utenti sono liberi di vedere tutti i video. Cioè, non è che se io faccio un video adesso e ne faccio, e tu lo fai allo stesso momento mio, quelli che vedono il video mio non possono vedere il tuo. Cioè, alla fine non è come la televisione che bisogna farsi la guerra per forza, perché gli utenti Certo. sono liberi di vedere i canali di make up, i canali di gaming e vedere anche il canale mio. Ci siamo, l'ho messo un titolo. Quale? Eh? Cosa è successo? No, boh, cioè, penso Ma che che... cazzo sta succedendo? Tipo, sono imploso dalla chiamata poco fa. Vabbè, Ah, normale, ecco, va perfetto. un po' a random. Ma io sono convinto di questa cosa comunque, cioè che alla fine è vero, cioè non c'è proprio senso sta cosa che No, tu ma poi, dici come diceva che Karim, se io cioè... faccio... Comincia a Presente farti qualche quello che... domanda, nel senso che fai video prima di andare a criticare altre persone che comunque le fanno, magari anche da più tempo di te, ma può essere anche l'ultimo arrivato in realtà. Domandati perché non hai lo stesso successo e perché non hai le stesse possibilità. Evidentemente non ti viene mai il dubbio che stai facendo video di merda, cioè come dice anche il buon Francesco, cioè è Allora, sempre... ma poi la cosa che non riesco a capire è che la gente vede che se io faccio 100.000 iscritti li ho rubati a loro. Perché? Cioè, nel Perché? senso, non è Esatto. che li ho rubati, cioè non è che io vado là, se quei 100.000 iscritti si iscrivono al mio canale, non si iscrivono al tuo. Cioè, non riesco a capire questo concetto. No, ma anche perché i fancazzisti e De Carli sarebbero acerrimi rivali. Perché Vabbè, io sono magari no, convinto che perché la là ci maggior sta la parte di quelli... lui Andreani dice ci sta la lobby, c'è la mafia, c'è Ah, Casa no, è vero, Bellini, scusa. capito? No? Capito. Casadei, sì. Ma secondo me al momento, come ti ha messi ora su YouTube, ci vorrebbe più gente che inizia veramente a pensare a se stessa e a farsi un più cazzi propri piuttosto che andare a Ma cercare YouTube queste purtroppo persone è lo e buttarci specchio. merda. È lo specchio della maggior parte, perché non bisogna mai generalizzare, è lo specchio della maggior parte del popolo italiano. Fine, fine. Allora, io poi, un'altra cosa, però il motivo per cui Karim si è incazzato non è tanto questo discorso, sì, è anche questo discorso di merda, ma tanto il fatto che Daniele Andreani dice perché non mi aiuti? Perché non aiuti il mio canale? Perché non aiuti il tuo? Non... Cioè, io non ragazzi No, come no, no, non qualcuno ci che siamo, non ci potrebbe. siamo. Allora, no, la cosa è tanto semplice, questa cosa mi fa incazzare pure a me, tant'è vero che ho condiviso poi un estratto della live sul mio profilo di Sì, Facebook, che è la dove stessa Karim se lo identica. mangia Andreani nella live, Sì. dove gli dice praticamente riassumendo, dice scusami, ma io non ho manco tempo per gestire il canale mio, perché devo stare appresso al tuo canale? Dice, Sì, e lui dice no, infatti. perché bisogna formare una community. Dice sì, sono contento che bisogna formare una community, ma se io non ho tempo manco di gestire il mio, come faccio ad avere tempo di gestire il Ma tuo? poi glielo vai a dire, glielo devi dire di formare una community a uno come Karim, che ha sempre fatto vlog per gli iscritti, ha sempre ringraziato 1600 volte per ogni traguardo, cioè lo vai a Ma dire non è proprio alla tanto persona quello, il concetto sbagliata. Adriano dice perché tu non condividi i miei video o i video di altri, ma perché semplicemente si vedono evidentemente Fanno a Karim che piacciono, cioè cagare. nel senso, cioè non è che sono obbligato a condividere, a me, a Daniele, io quello Andreani lo conosco come spammer, sta nella mia blacklist, ovvero nelle persone che ho bloccato,
Facebook perché gli arrivano 10 messaggi al giorno dei suoi video. Ma io guarda, più di lui penso che ci sia solo coscienza sveglia. Cioè, sinceramente... sì, ma se tu leggi che ho visualizzato il messaggio e non ti rispondo, comincio a farti due domande, perché della serie, se tu mi cominci a spammare il tuo video e io non ti lascio né un commento né un mi piace, io sono già a sfavore dello spam, cioè sono proprio la persona più contraria allo spam puro, proprio lo odio, cioè ho proprio l'odio profondo verso lo spam. Però comunque può essere un modo per farsi conoscere. E quindi io vedo il tuo video, vedo che fa schifo oltretutto, non continuare a dirmi che io sono una merda che non condivido i tuoi video, ma forse ti sto facendo anche un piacere, perché fanno talmente schifo che se li condividerete arriverebbe un'ordata di merda tale che non te la sto risparmiando. Magari per una cosa del genere, e Karim stava cercando di spiegargli questo concetto. Lui diceva: no, esistono molti canali che non hanno la visibilità che si meritano. E Karim mi dice: ma se non hanno la visibilità che si meritano, è proprio per il fatto che nessuno li conosce. Anche io non li conosco, quindi non conoscendoli, come faccio a condividerli? Il discorso fila perfettamente. Poi... ma tante volte, guarda, io mi chiedo adesso, io personalmente ho voluto fare questa live con voi due perché uno non avevo tanto da fare adesso come adesso, no, e due, dillo che non c'avevi un cazzo da fare, non avevo un cazzo da fare, vabbè, avevo bisogno di parlare con qualcuno e allora, e niente, e quindi no, e poi mi sembra assurdo dover arrivare anche a spiegare delle cose così elementari, cioè siamo arrivati sul fondo, solo che anziché, come disse, mi pare Benigni, anziché darsi un colpo di reni, forse da Grillo, figa, sto mischiando delle robe qualcuno, che non vanno mischiate. Come disse quello lì, anziché darsi il colpo di reni, reagire e cercare di uscire da quel fondo del barile, stiamo scavando sotto, stiamo andando sempre peggio, fino a dover spiegare l'ovvio alla gente. Tanto che, faccio un esempio, adesso vabbè, senza fare nomi, c'è questa persona che doveva aprire un canale, e mi ha chiesto a me, no? Mi ha detto, guarda, so che tu avevi un canale qua di là, ma come si parla su YouTube? E io ho detto, come se dovessi parlare a uno stupido. Cioè, tu devi dire, ogni frase che tu dici, devi giustificarla. Per dirti, i gamer a me non stanno simpatici. Boom! Cioè, non puoi dire solo così. Tu devi dire, i gamer a me non stanno simpatici, però sono bravissimi in quello che fanno, e assolutamente, cioè, io rispetto quello che fanno. Non puoi dire semplicemente, non mi piace una cosa. E questo già solo ti fa capire che tipo di community abbiamo. Io mi ricordo una qualificata che fece Zeb da solo, probabilmente, cioè, proprio Zeb da solo, con Yotobi. Cioè, nel senso, Zeb ha litigato con Yotobi, ma Yotobi non ci ha litigato. Proprio per dire in mezzo, che Zeb e tanti altri gamers si erano incazzati perché il tizio qualunque, io Tobi, si erano aperti un canale di gaming. E la cosa che li aveva fatti incazzare non era tanto il canale di gaming, ma tanto che loro non facessero video di gameplay seri. Cioè, sì, no, mi ricordo quando... Ti ricordi quando avevano giocato, mi sembra, Metal Slug? No, io dico, ma che cazzo vuol dire? Cioè, se alla gente... non è che se io voglio aprirmi un canale di gaming devo fare per forza video di gameplay seri. Se voglio fare un video di gameplay a scazzo, lo faccio. E se i video di gameplay a scazzo a me fanno divertire, mica io non, cioè, se io mi diverto vedendo quei video di gameplay a scazzo, non sto di certo non vado a vedere i video di Zeb, di certo non sto rubando iscritti a Zeb facendo video di gameplay a scazzo. E là c'è proprio questa cosa di fondo nella serie dove dicono, no, ma voi rubate, voi fate quello. È come se tu stai là sopra non per merito tuo, ma perché qualcuno ti ci ha messo rubando agli altri. Come se Karim fosse diventato famoso sulle spalle mie, ma non è vero. Che ci siano delle forti mosse di marketing, nessuno lo mette in dubbio, ma ci sono sempre state. Ma la cosa che non riesco a capire il pubblico, cioè non riesco a capire gente come Andriani, perché non voglio dire il pubblico, perché non voglio abbassarla a quel livello, è che non è tanto quello, è tanto il concetto di fondo che è sbagliato, perché le mosse di marketing ci possono pure essere, ma se una persona fa schifo, la gente non la guarda. Sì, certo. È lo stesso discorso che faceva Yotobi, poi, tra l'altro. Liberi di vedere, perché ci sta gente come Sio, quello che fa le canzoni tradotte con Google Translator, chi è che l'ha condiviso? Nessuno. Lui ha aperto il canale YouTube,
ha caricato una canzone, la gente l'ha guardato, boom, ha fatto il botto, adesso ha 100.000 iscritti, ma di certo no, lui vive in Giappone, manco sa che cos'è una casa di produzione italiana, probabilmente. Cioè, non è che tu stai lì perché ti ci ha messo qualcuno. Cioè, se tu hai una spinta, ma fai schifo, fai sempre schifo su YouTube, c'è il pubblico che decide, cioè il pubblico dice questa cosa fa schifo, questa cosa è bella. E come Andrea mi dice, no, però la cosa del bello è soggettiva, perché... Sì, fino a un certo punto, no? Il Sì. piacere o il non piacere è soggettivo. Allora, tipo Francesco Sole, parliamo di un caso abbastanza ovvio, tipo la raccomandazione fatta a YouTube, ovvero proprio il meccanismo televisivo è entrato su YouTube. Ok, è vero, è raccomandato, se ha fatto 50.000 iscritti, 60, non so se sta a 100.000, comunque se ha fatto 50.000 iscritti in un mese, ed effettivamente è stato spinto da Facchinetti. Ha usato zero chiarezza, cioè la cosa più sbagliata di tutte, ovvero su YouTube, cioè se tu stai sotto un contratto con una casa discografica, cioè discografica di produzione, basta dirlo, se c'è un contratto con un manager, basta dirlo. Ha fatto tutto, si è fatto spingere, ma io voglio dire una cosa, se Francesco Sole faceva schifo, chi se lo guardava? No, no, ma è vero. Cioè, Certo, nel senso... lì Probabilmente adesso... la cosa dubbia è semplicemente c'era veramente, cioè i video se li faceva veramente da solo lui? Sì, no? Su quello possiamo stare a disquisire quanto volete. Il punto è che il video è di fatto, mi viene in inglese, come cazzo si dice? Cioè lo puoi seguire tranquillamente e ti può piacere tranquillamente. Però devi giudicare il prodotto per quello che è. Se vuoi giudicare Francesco Sole, perché ti dice i video me li faccio io da solo nella mia camera e poi io, guarda, io lo faccio di lavoro, non è che ho un'esperienza ventennale, però tu lo sai bene, c'eri durante le riprese del progetto Scusa ma ti abbandono dei fancazzisti, lo vedi che lo faccio di lavoro. Non penso che Francesco Sole quei video lì li abbia fatti da solo. Ma a me non me ne frega un cazzo di quella cosa, cioè Però io se è un se... bel prodotto, perché sminuire, capito? No, vabbè, allora, perché lui dice li faccio da solo, alla fine cioè, sei una persona che mi stai dicendo tipo guarda, mangia questa merda, è cioccolata, però è merda, cioè basta che dice, se tu mi stai dicendo una cosa, devi dirla, cioè Sì, non ma è... la cosa ancora più triste, secondo me, è che quelli che fanno schifo dentro di loro sanno di fare schifo, quindi hanno un'unica alternativa che è parlare male di quelli grandi per farci un minimo di visibilità. Ma il fatto è Farci la quel cosa minimo. non è tanto quello. Lui dice: Andreani purtroppo non si è fatto un esame di coscienza. Dice: lui non si rende conto perché la gente non lo segue. Cioè, e questa è la cosa che mi dà fastidio. Lui dice: i miei video sono belli, però non li segue nessuno. Ma se non li segue nessuno, i miei video forse non sono belli. Cioè, nel senso, dice: no, perché la bellezza è soggettiva. Non è soggettiva, perché comunque c'è un'oggettività di fondo data dal pubblico. Se al pubblico non piacciono i tuoi video, probabilmente non sono belli. Cioè, è come quello lì che va contromano in autostrada e fa: guarda tutta sta gente, sta andando contromano, sono io che vado nel verso giusto. Sì, Beh, fa allora, la questo stessa dice: no, cosa. però il senso di marcia è soggettivo, non è oggettivo. Cristo, stai andando contromano te, mica gli altri. C'è un cartello grosso così che te lo dice. Cioè, questo è quello che non riesce a capire quella gente, probabilmente. Cioè, io sono. Io... Eh? È caduto di nuovo. Beh, lui cade, lo vedo se rialza, credo, spero. Ah, boh. Comunque, cioè, siamo 20 ore quasi che siamo in live, sono 20 minuti abbondanti. Ma è divertente. Comunque, volevo salutare il buon Mascone, te lo ricordi? Il buon aiutami. Un tizio che girava quando ci stavano litigate tra Giacominz e Marco Vito Corleone. Ah, sì. Una Bei tempi, c'ha cosa. ragione. Io saluto Nelson, saluto anche qualcuno che ci aveva chiesto di Poi ci salutarlo. sta Coso. Filippo Niglia che ha chiesto ormai 16 minuti Alessia, fa. Alessia Priolo, tra parentesi Fedez, Francesco Tetti, amo cazzo, hai ragionissimo tutto, Ci sono cioè stato pensiamo io. allo stesso modo su Sor, pure su Sole, vedi che figo, adesso possiamo sposarci. YouTube non è niente, non è per niente lo specchio del popolo italiano, la cui maggior parte è composta da vecchi. Su YouTube i vecchi non ce ne sono ed è bello per questo. Sì, però sai qual è il fatto? È che la nuova generazione è quella che è, e se ci sono questi problemi su delle cose abbastanza ovvie, allora vuol dire che la nuova generazione fa alquanto schifo. Cioè, io mi vergogno di essere di quella parte di generazione. Ma il discorso è che si può essere giovani e non, per usare un neologismo, non bimbo minchia. Quindi
cioè tranquillamente, come siamo qua io, te, Viga, a parlare di queste cose e le comprendiamo e le capiamo. No, ma io non riesco a capire, io mi meraviglio molto spesso come mai di come la gente non riesca a capirla. Cioè, per dire, sì, è un paradosso perché magari su 100 persone una non riesce a capirla, ma io mi meraviglio di quell'unica persona che non riesce a capirla e che l'unica persona che non riesce a capirla ha comunque un seguito alle sue spalle. Perché Andreani, con un video così di merda, cioè dice, YouTube mi ha consigliato dei canali a cui iscrivermi. Cristo, ma è normale, cioè ti sta dicendo, hai aperto un canale, non ti sei iscritto a nessuno, è normale che dovrai seguire qualcuno, cioè che cazzo stai facendo su YouTube? Stai lì così a random, ti guardi intorno, vuoi vedere una pagina bianca vuota quando arrivi? Ovviamente YouTube nel suo interesse dice, questi sono i canali che hanno più iscritti questo qua, su di noi, stanno avendo un buon seguito, li segue la gente della tua età, potrebbero piacerti anche a te. E se tu Ma sei che pigro e non poi vuoi fare le freccette, cioè non è che ti sta obbligando. parliamoci chiaro, cioè, una volta c'era la scusa del pubblico ignorante nel senso proprio vero del termine, cioè che ignorava come il funzionamento di determinati social network, quale poteva essere YouTube. Ma adesso, oramai, se tu vuoi andare a cercarti una cosa, la trovi, quindi lo YouTuber picco adesso lo trovi, non diciamo cazzate. Se cerchi Call of Duty gameplay, è logico che ti usciranno quelli più Sì. grossi, però se io ti faccio un esempio stupido, in Beh, la YouTube trend sul fatto. a livello mondiale, se tu vai a cercare una recensione su un prodotto di fotografia, non trovi me per primo, trovi Digital Rev, sti cazzi, Un'altra cosa di YouTube che voglio dire, una aspetta, cosa. che è il cinese quello simpaticissimo. Il punto è che se vai a cercare bene qualcuno, corso di fotografia tal dei tali, trovi il mio canale, lo trovi, non sarà nei primi risultati. Se ti pesa il culo andare giù con i risultati, è colpa tua, non ti lamentare del fatto che non trovi gli YouTuber piccoli, perché ci sono lì. Il fatto è che se io da YouTuber con 10.000 iscritti, no? Io sono stato marchettato ovunque e ho raggiunto solo 10.000 iscritti, di certo non vado a dire che i miei video sono belli. Io sono consapevole che i miei video sono di nicchia, sono dei video così, non sono nulla di speciale, io li faccio soltanto perché voglio passare il tempo. E quando vedo uno come Simone, che l'ho conosciuto quando c'era malapena migliaia di iscritti, adesso ce n'ha 250.000 ed è riuscito a realizzare il suo sogno, che probabilmente in parte è anche il mio, non è che io sto là e faccio, Simone ci è riuscito io, no? Ma com'è possibile? E lui è sicuramente tutto merito di Casadei, lui non ha fatto un cazzo, no. Io sono contento. Cioè, quando ho raggiunto 200.000 iscritti, l'ho chiamato, gli ho fatto i complimenti. Mi veniva da piangere perché comunque riuscì a realizzare un sogno. Cioè, Cristo santo, ma questa è la gente che non riesce a capire. Quando ho visto che Frank Matano e Guglielmo sono riusciti a fare un film, per quanto facesse schifo il film, perché il film era oggettivamente brutto, Ma io sono contento per ma loro, un sono po' meno per contento il perché fatto non che riesce sarà quello che a sancirà qualsiasi cosa. la fine della loro carriera, quello sì, Ma a me, ma però. non è tanto quello, ma io sono contento che loro comunque sono riusciti a fare un film. Cioè, nel senso, Cristo, tu parti da YouTube, hai acceso una telecamera, non hai fatto nulla, cioè, hai fatto quello che volevi fare. Sei riuscito a fare un film e ti hanno pagato per dire due stronzate davanti a una telecamera. Ma che c'è di male? Cioè, risento, non mi sta obbligando nessuno ad andare al cinema e comprare il biglietto per vedermelo. Cioè, questa è la Ah, cosa che. esatto, è quello che la gente non capisce, è Come proprio se. questo. Sai qual è Cioè, la cosa che mi la ha fatto differenza, impazzire sai cos'è? di più? La differenza quando tu fai l'esempio del cinema è sicuramente più palese. Il problema è che la gente non arriva a capire che anche su YouTube è la stessa cosa, come quando ci si lamentava, ma le pubblicità, ma perché? Ti Allora. ricordi 2009-2010, o forse Sì, ah, prima sì. 2010, il periodo dove Aspetta, monetizzare è fermami un secondo, uguale mi il scusa, mi ha scritto diavolo, perché? Deli Mellov che mi ha scritto che dove sta scritto che deve cercare i piccoli YouTuber. Che deve cercare i tuoi piccoli YouTuber. Sai qual è il fatto? Non sta scritto da nessuna parte. Però sai qual è la cosa? È che se io da YouTuber grande, ma io non sono uno YouTuber grande, metti caso io sono Leonardo De Carli. Non riesco, non trovo nulla che mi piace, perché cazzo devo condividerlo? Cioè, nel senso, se io riesco a trovare una cosa che mi piace, la condivido. Ma se proprio io, da grande YouTuber, non riesco a trovare il piccolo YouTuber, è normale che non lo troverà nemmeno un altro utente. Ma di certo, se non lo trovano anche gli altri utenti, perché io ho il dovere di andarlo a cercare? Cioè, e questa è la cosa che non riesco a capire, capito, Telly? Poi se vuoi entrare in live basta che mi scrivi, così facciamo anche una live con Delimello, perché così ci porta tanti big money, se ti va. Ci sta, ci sta.
Sì, noi siamo molto interessati ai big money, difatti il mio canale è molto attivo, come vedete. Ah, fra l'altro mi hanno accusato di essere money grabber per i video, per i due gameplay che ho fatto. Piccola parentesi, non sono monetizzati. Però sono money Ma poi la grabber. cosa che non riesco a capire del panorama di YouTube Italia è questa cosa qua, che C'è se uno di l'invidia, YouTuber invidia guadagna, ovunque. cioè, tipo se domani un tizio, basterebbe che ne so, tu fai un video dove parli bene della Canon perché la Canon ti ha dato la telecamera da recensire, cioè tu hai fatto un video con la Canon e la Canon ti ha pagato per usare la sua macchina fotografica e tu magari ne parli anche bene, allora la gente fa, allora sei un venduto. È un venduto, Questa sì, maniera di certo. pensare. E se io domani mi metto una maglietta con scritto Billabong, non è che mi hanno pagato, però c'è la maglietta della Billabong e la Billabong me la data per indossarla e dico alla fine del video. No, ma ti dico una cosa, se io lo dicessi alla fine del video, la Billabong mi ha pagato per mettere questa maglietta, se volete comprarle, eccovi il link dello store della Problema? Billabong in descrizione, su YouTube Italia. No. E qui ci sta, qui ci qui, qui par... no, qui scherzano con noi, eh. Qui lui sta usando noi per venderci un prodotto. Cioè, tu non sei obbligato a comprartelo, cioè non è una pubblicità invasiva una maglietta. Ma la cosa ancora più paradossale è che Ma in guarda, America io non so se tu YouTuber vivono conosci. con gli sponsor e nessuno gli dice niente. Non so se tu conosci. Sono dei ragazzi che parlano di cinema, Questa è la eccetera, cosa che non eccetera. riesco a Sono Film Riot a livello di YouTube mondiale, no? capire. Sì. E ci sono Film Riot, sono molto bravi, fanno vedere come realizzano i cortometraggi, hanno C'è Daniele Andriani che vuole entrare in live, ragazzi. Fermati, uno show che va 2 o 3 volte a settimana. fermati, fermati. Basta che mi scrivi, così facciamo anche una live più Allora, interessante. aspetta, chi è che sta Mortocci. sentendo l'hangout a tutto volume? Io Ah, no, no, sono no. io. Sono io. Allora, ci sta Andriani che mi ha scritto che vuole entrare in Vabbè, live. non è un problema, noi diamo spazio a tutti. Il discorso E se mi scrivi Andriani ti posso far entrare. è, come ti dicevo, Fra, che questi qua, per esempio, hanno un break durante lo show, che va in onda, non so se 2 volte a settimana addirittura, dove c'è scritto do you wanna web host for a domain.com? Cioè, capito? E lo dicono chiaramente, fanno anche la pausa pubblicitaria, Sì. cosa La che noi gente poi qua la ce la serie, la possiamo gente è contenta. scordare. La gente è contenta perché dice, cazzo, riescono a guadagnare con YouTube. La gente è contenta. Io mi ricordo che Karim un giorno aveva condiviso, mi aveva detto, adesso non mi ricordo, di quello youtuber americano, uno youtuber americano forse di Machinima, adesso non mi ricordo, che aveva detto: oh ragazzi, sono contento perché finalmente sono riuscito a prendere la partnership, potrò guadagnare qualcosa di più, quindi potrò di riflesso starci più dietro a YouTube, potrò aumentare la qualità, eccetera, eccetera. La gente sotto era contenta. Meno male che hai ottenuto una cosa del genere. In Italia non c'è questa cosa qua. Perché? Ma perché noi siamo un YouTube Italia? Cioè, perché A noi me siamo un dispiace. YouTube Io vivevo italiani? Cioè, proprio la solitamente. mentalità di fondo che Arrivo dicevo dopo. prima è convinto che se io Aspetta, 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 ottengo aspetta. qualcosa. Gabri, Gabri, cosa? Io ora devo andare. Al massimo entro dopo. Va bene, dai, ci Ti chiamo sentiamo. dopo. Ciao Ciao, ragazzi. ciao, La ciao, ciao. cosa è, Ma la gente è convinta che se io entro, io riesco a ottenere un traguardo, lo sto levando a qualcun altro. Cioè, questa è proprio la mentalità italiana. Se io riesco a finire in home page, YouTube mi consiglia alle persone che vogliono iscriversi a YouTube, io è come se stessi levando una visibilità a qualcun altro, ma non è vero. Daniele Andreani chiede come si fa per entrare. Devi scrivere o a me o a Fabio e ti diamo il link dell'hangout. Giustamente Anzi. lui dice chi cazzo si è. Cioè, nel senso, almeno io non lo conosco, quindi sicuramente. Ma allora, se tu, io ti ho scritto ti ho scritto un messaggio, lo troverai nella posta altro. Se vuoi leggerlo, sta là, così ci sta il link per entrare nell'hangout. Così magari parliamo anche con lui, magari il suo punto di vista lo riusciamo ad apprendere. Sono aperto anch'io in confronto. Sappi, Daniele, che cioè, sicuramente entri in una live dove non siamo del tuo stesso parere per il Ma lui, momento. cioè, se uno vuole Sappilo da parlare. subito, per me va bene. Però io cioè, con Karim, vabbè, non è che siamo amicici che ogni sera usciamo a cena, assolutamente. Però, a parte il fatto che se dicesse una minchiata lo direi chiaramente. Karim, hai detto una minchiata perché è così, così, così. Sì, ma perché Ma è sono. talmente evidente la cosa. Lui ha scritto adesso, nel commento ha scritto: adesso vi spiego come sono andate le cose veramente. Non c'è.
un realmente o un non Danny realmente. Mellow dice, aspetta, ci ha dato ragione su un aspetto, però sono contento del parere di Delli, che è strano che è a favore, che ogni tanto mi fa strano, ha detto praticamente che abbiamo ragione sul fatto che il grande YouTuber deve essere trasparente, ma quello che io cerco, ritornando un piccolo, apro e chiudo una piccola parentesi, il fatto è che non so come mai in America, se io dico, sto qui grazie anche alla Coca-Cola che mi sta pagando per me per mettere la lattina qua davanti, se lo dico. In Italia mi mangiano, se lo dico in America sono contenti e dicono: oh, sono contento che sei riuscito a ottenere un traguardo tale che la Coca-Cola ti chiede di essere sponsorizzato, di sponsorizzarti. Che poi alla fine, se tu lo dici, la gente, cioè, non è che se vede la lattina di Coca-Cola, devo andarmi a bere la Coca-Cola, perché non è che nessuno gli dice che se c'è una lattina qua di Coca-Cola la devi bere. Io sto soltanto dicendo: guarda, la Coca-Cola è il mio sponsor oggi e mi paga, però io faccio quello che ho sempre fatto, cioè non è Ma che. io guarda, l'ho visto, sai quando? Quando abbiamo fatto il video, scusa ma ti abbandono con i fancazzisti. Sai che c'è gente che nei commenti ha avuto il coraggio di scrivere cose del tipo ci vedo lo zampino di Casadei, questo video è prodotto. Sì, ma Quando lo sai benissimo anche te, e e io poi lo... anche se no, io quello che voglio dire è che se anche fosse stato prodotto da casa te, qual è il Qual è il problema? problema? Qual è il problema? Io adesso Cioè. sentirete le campane, vi avviso da subito perché non posso evitare, purtroppo No, ma di non farle si suonare. Ci ho sentono, quello provato ci per sta. anni a non farle suonare, ma abbiamo anche, una volta abbiamo anche tagliato i cavi, perché sono quelle elettriche, non sono quelle vere. Abbiamo tagliato i cavi, però poi li hanno riparati. Tralasciando questa piccola digressione, no, il punto è, io lo dico qua perché non ho avuto modo adesso di dirlo da nessun'altra parte, però Francesco lo sa bene perché ci siamo trovati una mattina, c'era lì lui a sorpresa che è venuto a trovare E Simone. perché Simone mi fa, guarda, sabato c'ho da fare sto video, vieni domenica. Poi arrivo là, ah, ma mi sa che non te l'ho detto che alla fine sabato non lo facciamo più, lo facciamo domenica. No, ah, grazie alle 7. Esatto, e io vi dico, io con la mia macchinina, spendendo i miei soldi per il gasolio, ho caricato la mia macchina con la mia attrezzatura, sono andato fino là, ho ripreso fino alle 6 la sera, eravamo lì, dopodiché siamo tornati a casa, così per 3 weekend, e tutto è stato fatto in maniera totalmente gratuita e non è stato prodotto niente, niente, E io niente, niente. E posso anche anche se confermare, ma fosse... no, ma sai qual è il fatto? Cioè, io non manco, cioè io credo che manco dovremmo spiegarla una cosa del genere. Ma già solo il fatto che si debba arrivare a spiegare una cosa del genere indica che c'è è sintomo di un malessere totale di questa community Allora, qua. Delli mi dice cosa ne pensiamo dell'aggressione fatta da Yotobi ad Andreani. Sai qual è il Allora, problema? buonasera a tutti, no, forse non mi avete visto. Buonasera. Ciao, ciao Buonasera. Daniele, Oh, ciao ciao, ciao Daniele. Daniele. Allora, cari, c'è stato Delli Mellow che ha fatto una domanda, rispondendo alla domanda di Delli Mellow, che poi comunque ti tira in causa anche te, e poi dopo ne. Poi Dimmi, dopo dimmi. parli pure te, capito? Facciamo una botta e risposta. Delli Mellow dice: cosa ne penso dell'aggressione? Io penso che Karim abbia avuto dentro 7 anni di merda che gli è arrivata e poi l'abbia buttata su di te. Ma io. Sai qual è il fatto? È che comunque io, io sono su YouTube da un po' di tempo, sinceramente non so, saranno 2 anni, 3 anni, ma ho perso il conto. E devo dire che è pesante essere uno YouTuber con tot iscritti e vedere gente che ti dice tu sei lì non per merito tuo, quando magari tu hai fatto tutto per i cazzi tuoi. E dà fastidio alla gente questa cosa, perché come se io ho 10.000 iscritti non ho l'obbligo di andare a vedere il tuo video e di condividerlo. Cioè, capito qual è la cosa? Perché io manco. Cioè, se non lo trova la gente, come faccio a trovarlo io? Questa è la cosa. Io dico che comunque è uno sfogo che comunque ci sta. Cioè, sono 7 anni di arretrati. Allora, No, ma ora anche vi. perché, poveraccio, cioè, Aspetta, facciamo chiunque parlare pure possa. Andreani, però cioè, se no si sta Sì, no, qui. no, c'hai ragione. Vai, Daniele. Dimmi. Parlo io? Parlo io? Ok, grazie. Allora, no, rispondo un attimo sia a Delli Mello, ma anche a te. Aspetta, com'è che ti chiami? Francesco, giusto? Allora, parlo, ecco, un attimo, ci capiamo, poi dopo quando vedo mi rispondete. Allora, intanto, al di là di quello che è successo ieri, no? Io sono uno YouTuber che da poco sono passato i 7.000 iscritti, ok? Quindi io non sono uno YouTuber celebre e sulla cresta dell'onda come Yotobi, come Wilwuch, come Matano, eccetera. E fino a qui è oggettivamente una cosa vera. Il punto qual è? Io che ho 7.000 iscritti e faccio video da 5 anni, ricevo quotidianamente insulti, minacce,
offese di ogni tipo. Ora io mi chiedo, se non mi lamento io, o meglio, mi lamento in parte, chi aiutò Toby per esplodere dopo un più o meno stesso numero di anni per insulti che riceve? Sai Ecco qual è perché, il fatto? dicono Sai qual è il tutti. fatto? E però non Il mi punto è che tu E tu te l'hai hai la. cercata, Karim, me lo No, 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 stavi no, no, il punto è un altro, il cercando. punto è un altro. Karim si è lamentato ed è esploso perché è stato detto il falso su di lui, che è diversa la cosa. Perché se tu avessi detto, la mia opinione è che Karim non merita di star lì perché a me i suoi video non piacciono, No, ma lui appunto si sarebbe fatto una risata, avrebbe detto, oh, non posso mica piacere a tutti, fine della storia. Invece la cosa che c'è stata dietro, chiudo questa frase e poi ti lascio parlare, la cosa che c'è stata dietro, che gli ha dato fastidio, comunque piacere Fabio a proposito, la cosa che gli ha dato fastidio è stata una frase da parte tua, un discorso da parte tua che era una cosa del tipo, ah, vedi che c'è qualcosa dietro, vedi che i suoi iscritti li ha per questo, questo e quest'altro motivo. Cosa che è palesemente non vera. Non vera. La cosa che ti voglio dire è che se io sto, infatti ti faccio un esempio abbastanza stupido. Io sto nel mio angolino e nel mio angolino arrivano tutti i ragazzini e mi cominciano a stuzzicare. Tu hai fatto questo, tu hai fatto quest'altro, tu questo hai fatto quest'altro. È normale che esplodi. Se invece tu sei uno di quei ragazzini che va a stuzzicare gli altri ragazzini, è normale che ti arrivino degli insulti. Capito quello che ti voglio dire? Cioè, è la cosa è che un conto è uno che sta lì che per i cazzi suoi e che non vuole mai entrare in questi discorsi e ce la butta in Appunto. mezzo senza senso. Un No. conto è uno che va a stuzzicare. Capisci? Sì, Cioè, infatti per è. prendere un esempio stupido, visto che ci sta anche seguendo ed è bello parlare quando ci sono persone che possono rispondere. Dellimello è la stessa cosa. Quando si è messo a fare quello che si è messo a fare, che io ancora non l'ho capito di preciso, ma se a lui piace quello che fa, tanto di guadagnato. Quando lui si è messo a fare questa cosa qua, sicuramente si aspettava che ci sarebbero stati dei problemi o dei commenti negativi. Lui molto spesso lo fa apposta, cioè nel senso Lui molto spesso lo fa apposta. Vabbè, quello va a è una roba cercare in la più. rogna, È una però roba non è in nel più. Però senso. il punto è lui se lo aspetta. Non è che poi quando gli arrivano i commenti dice: però cazzo, c'ho tutti contro, come mai? E come mai? Fai determinate cose, è normale che io non mi ricordo uno Yotobi così incazzato mai. Non mi Allora, ricordo ora che per uno esempio Yotobi abbia mai puntato il dito Bonetti contro che scriveva qualcuno cose dicendo. sull'anonimo, cioè. Allora rispondo perché, insomma, vi spiego tutto bene quello che è successo tutto, in modo che poi io la mia cosa l'ho detta e voi potete commentare quello che io vi dico. Allora, D'accordo. se qualcuno avesse, in generale, qualcuno parlo, una persona incognita, avesse visto bene il mio video, avrebbe ascoltato che io, intanto, come prima cosa nel video, non ho assolutamente detto che quel sistema di YouTube che consente automaticamente di far iscrivere persone a determinati canali sia stato acquistato o ottenuto mediante corruzione da parte di YouTube stesso o di altri. Questo sta al primo punto, ma non è finita qui. Sì, Questo è però solo il io ho detto che obbliga YouTube quando. primo punto. No, però, no, un attimo. Però io bisogna che tu parli, se no non ci capisco. No, no, Se fallo finire, fallo finire. tu vedi tutto il mio video, a un certo punto io affermo che deselezionando la casella del determinato YouTube ci si può rifiutare di iscriversi. Quindi non è vero che io ho detto che YouTube obbliga. Io ho detto che YouTube utilizza un metodo subdolo che una persona che si iscrive la prima volta, magari non facendosi caso, si iscrive lì. Ma poi, per dimostrarti che io non sono una persona faziosa e che avevo dei preconcetti su YouTube, ti dico, come ho detto anche ieri a lui stesso, che io seguivo YouTube, io sono iscritto al canale di YouTube. E non mi vergogno di dirlo, ho visto molte delle sue recensioni. Però ti posso dire una cosa. Quindi, Allora, non riesco a capire qual è il problema. Cioè, se io apro YouTube e mi trovo iscritto a Frank Matano, a Wilbush, a Yotobi, a Favij, a PewDiePie, qual è il problema? Cioè, non è che io non mi posso iscrivere al canale. problema, ma non, ascolta una cosa, ma Cioè, non è che ti stanno levando gli iscritti a te. Cioè, non è che ognuno che ho si iscrive a quel capito, canale si iscrive a tutti. Francesco, ascolta, noi abbiamo due idee diverse. Io sono uno che lotta. Se
se tu sei uno che magari preferisce lasciar perdere certe cose, è una scelta tua. Ma non è, non c'è nulla da lottare, perché YouTube sì, è ma il punto è che la tua libertà di espressione, Daniela, la libertà finisce dove inizia quella di quell'altro. Allora, se tu puoi permetterti di dire determinate cose, poi ti devi anche aspettarti le conseguenze. Sì, il video che hai fatto è palese che non è a favore degli youtuber che hai menzionato, anzi è palese il contrario. Allora, io vi dico, visto che voi sicuramente non l'avete visto, Simone dei Fantastici... Io l'ho visto. Simone, non sto parlando del video, sto parlando del fatto che Simone dei Fancazzisti Anonimi ha condiviso il mio video sulla sua pagina dicendo che mi dà ragione. Quindi, se non ti è detto. Allora, io l'ho visto perché comunque. Allora, non ti dà ragione. Dice che il sistema di YouTube così a lui non piace. Quindi anche a me piace. Non piace. Allora. Però se a me non piace e voglio farci un video, io non capisco perché YouTube se la prende perché c'ha la coda di paglia, perché altrimenti... No, c'è un errore. Cioè, non c'è persona più lontana di Karim che possa... Dice, a me questa cosa non piace, però la cosa che non riesco a capire è perché tu lo vedi come un meccanismo subdolo che... Cioè, se loro gli arrivano degli iscritti, è normale che se io sono YouTube come piattaforma e faccio iscrivere un nuovo canale... Una persona si iscrive a YouTube per la prima volta, si trova la home page vuota. Il giorno dopo, se non visto che le persone sono pigre, appunto, il giorno dopo apre YouTube, trova sempre la home page vuota, e il terzo giorno non si accede più. Se tu gli metti dei canali che hanno determinati iscritti perché piacciono alla gente, perché comunque se hanno quegli iscritti sono arrivati perché gli piacciono alla gente quei canali, in base a quelle fasce di età, YouTube automaticamente, cioè se tu apri il canale e ti trovi i video di Karim in home page e quelli di Frank Matano e di Guglielmo, dico ammazza, però su YouTube ci sono delle cose fighe su YouTube Italia, posso anche andarmi a cercare gli altri YouTuber. Cioè tutto questo meccanismo, secondo me, è un meccanismo che non è molto bello, sì, si può dire che potrebbe essere sbagliato, quello che vuoi, però secondo me è a favore perché tiene la gente più attaccata allo schermo, è anche a favore tuo, è anche a favore mio, è a favore di tutti, cioè non c'è favore nostro, sbagliato. Ma a favore nostro no, perché prima i piccoli youtuber come noi non sono segnalati, ma al di là di questo qual è il problema? Cioè nel senso, se gli arrivano 10.000 iscritti a YouTube, che qual è il che mica te non ti possono arrivare a te? Ci sta più gente che sta seguendo YouTube in quel momento, no? Quindi alla fine la gente che ma certo, ma va bene. Ma va bene, ma io ho detto che io critico questo sistema dal punto di vista commerciale di YouTube. Io non ho assolutamente attaccato YouTube dicendo che lui... Io quando ho fatto quel discorso ero praticamente... era esente ogni critica. Io non stavo criticando né YouTube... Stai dicendo che svantaggia gli YouTuber piccoli, ma non è vero, perché te lo dico di cuore. Se YouTube automaticamente mi iscrivesse al tuo canale, io il giorno dopo lo chiuderei YouTube e dico ammazza che merda che c'è sta qua sopra. Cioè, non te lo dico di cuore. Cioè, non è... Ma guarda che quello che tu stai dicendo è vero, non è una cazzata, però vedi che però è vero che su YouTube vanno avanti i canali commerciali perché piacciono, cioè la logica... Ma è commerciale secondo te? Cioè nel senso, è normale Ma certo che è commerciale allora, perché piace, è normale che sia commerciale. Non è commerciale, no? Cioè lui... Scusa, perché a me viene un dubbio, se a te piace quello che fai e lo fai per un determinato motivo... Che hai 100 persone che ti seguono, che ne hai 1.000, che ne hai 10.000, che ne hai 100.000, tu non continui lo stesso a fare quello che ti piace fare. Allora, Karim, proprio per dirti che non è commerciale, lui è arrivato al punto che faceva più visualizzazioni che iscritti, cioè più visualizzazioni degli iscritti che aveva, facendo le recensioni dei film. Poi ha detto, senti, a me le recensioni dei film non va di farle, mi sono rotto il cazzo di fare le recensioni dei film, io voglio fare Mostarda, so che non piacerà a molti di voi, quindi non me ne frega un cazzo, io lo faccio comunque. Ti sembra un ragionamento da commerciale quello? Cioè... Ma scusa Francesco, sai, anche se lui ha cambiato questo format, ha mezzo milione di iscritti, cioè non è che... Ma non sottovalutare però, Daniele, la cosa, perché io, in numeri più piccoli, assolutamente infinitesimali proprio, quando avevo 1.000 iscritti, che avevo raggiunto la soglia di 1.000 iscritti, da manga sono passato a parlare, a fare video totalmente diversi, che non ti invito assolutamente ad andare a vedere perché sono pessimi. Però il punto della cosa è... Cioè, io ho ricevuto tipo una disiscrizione del 30-40%,
Quindi il rischio che si è preso Yotobi è stato anche quello. Se la gente invece lo segue lo stesso, vuol dire che evidentemente ha creato anche una community e la gente lo segue anche per la sua persona, che, anziché seguirlo solo per quello che fa. Ma poi la cosa che non riesco a capire di fondo è che se gli arrivano gli iscritti a lui, qual è il problema? Non è un problema. Allora, ma guarda, che ti posso dire una cosa. Che hai fatto fare il video. Posso dire una cosa. Allora, se tu ragioni in questo modo, ok, sei fazioso. Perché allora, te lo spiego subito perché. Perché se adesso un uomo incognito stupra una ragazza, e questa ragazza non è la mia ragazza, non è mia sorella, che cazzo me ne frega a me? Il ma tuo ragionamento. Ma di stuprare una ragazza, capito? Cioè, stuprare una ragazza è una cosa che è completamente sbagliata. Cioè, capisci? No, perché secondo me, se un sito fa iscrivere a certi canali direttamente, ma se ti dico che gli stessi fancazziti sono contro questo sistema, non sono così mostro, cioè ci sarà una motivazione. Ma non è che dicono, non è che sono contro, dicono non mi piace, però se ci sta me lo tengo, cioè a me piacerebbe... Io ho capito. Ma qual è il problema? Cioè nel senso... Io nel mio canale ti avvalgo della facoltà, primo, di caricare il video che voglio, e secondo, ciò che non si può accettare. Se l'argomentazione fosse valida, io ti darei ragione. Io non ci riesco a vedere. Poi scusa un secondo, Daniele, 2 secondi dopo che Simone ha condiviso il tuo video, ha anche detto, ne ha condiviso un altro chiamato L'ignoranza di Andreani, ecco come funziona YouTube, ha detto, meno male che c'è anche chi fa chiarezza su questi argomenti, internet sta diventando sempre di più uno strazio, basta una caccola per ritrovarsi, bla bla bla, eccetera eccetera. Stamattina ho condiviso persino il video di Andreani, tanto per puntualizzare che anche se sono, e lo sottolineo, anche se sono in disaccordo con i modi e gli atteggiamenti di quest'ultimo, che poteva essere più chiaro sull'argomento, ero d'accordo sul fatto che non gradisco la nuova funzione YouTube. Quindi, se allora, lui che ti dava ragione è arrivato a dover puntualizzare che effettivamente i tuoi modi e le cose che hai detto sono state sbagliate, evidentemente fatti un esame di coscienza. Ma non te lo dico come provocazione, te lo dico davvero. Cioè, evidentemente vuol dire che forse qualcosina l'hai sbagliata. Allora, ascoltami un attimo. Io una cosa che non sopporto, però questo, ripeto, non la sopporto per nessuno, anche se dovesse valere per me, è quando delle persone, ma qualsiasi persona sia, volontariamente, non riesce ad essere obiettiva e si, che ne so, per esempio, una persona segue Yotobi, quindi necessariamente Yotobi ha ragione. A me mi hanno scritto molte persone, ok, che mi hanno detto, guarda, io seguo Yotobi personalmente, non ti conoscevo, mi stimo molto Yotobi, però ritengo che Yotobi si sia comportato, così mi hanno scritto, come un coglione, nell'offenderti in quel modo. Allora io, sai che ti dico, io stimo quelle persone, perché anche se Yotobi avesse ragione ad essere arrabbiato, prendersela con me, che non l'ho mai attaccato e che ho fatto un solo video, è una cosa indecente, è una cosa indecorosa dare del pezzo di merda. Cioè, lui mi ha dato del pezzo di merda. Scusa. Ti rendi conto? Sì, scusami. Allora, il tuo atteggiamento in quel video, a mio parere, diciamo che sto scherzando così, te lo dico così, diciamo che è un parere mio così, se usiamo la cosa dei pareri, che è tanto facile utilizzarla, era un atteggiamento da pezzo di merda in quel video, cioè nel senso, perché tu sei andato lì dicendo YouTube ha fatto tutto questo perché vuole che gli youtuber non l'ho detto, no, allora detto. Francesco, non fare il leccaculo, non fare il leccaculo, Francesco, non devo leccare il culo a nessuno, io Karim manco lo conosco, che cazzo gli devo leccare, non lo conosci, ma evidentemente vuoi diventare famoso, vuoi diventare un dico da youtuber, no guarda, te lo posso Te lo posso assicurare io, Daniele, Francesco non vuole diventare VIP di niente, perché l'unica cosa che fa sono delle live a scazzo. Allora, Francesco non vuole diventare un VIP. Allora, se Yotobi, siccome io non ho offeso Yotobi, non gli ho detto che è un coglione, non gli ho detto che è un idiota, lui mi dà del coglione, lui sbaglia perché io in quel video... Sei un coglione perché hai avuto un'argomentazione da coglione, cioè è quello il concetto. No, no, perché io in quel video non do la... In quel video lì non do la colpa a Yotobi. Io non sto dicendo la colpa è di Yotobi, io sto dicendo che c'è un sistema di questo tipo e lo sottolineo, va bene? Poi vi ricordo, perché voi evidentemente non siete stati ben attenti a quello che Yotobi ha detto ieri. A un certo punto lui, sapete che cosa ha detto? Ha detto, parlando
del mio canale, ma ha fatto riferimento agli altri, che i canali piccoli, che hanno pochi iscritti in meno 5 anni di vita, sono canali di merda, che fanno schifo. Quindi io, se fossi voi... No. Ecco qua, vedi, pur di fare... Non ho detto questo, perché tu stai troppo... Devi difendermi! Ti sto dicendo che non ha detto questo, se tu stai dicendo una stronzata ti posso interrompere. Cosa ha detto? Dai, dimmi cosa... Che hanno pochi iscritti non sono canali di merda, sono canali che non sono conosciuti proprio perché sono canali di nicchia. Cioè, è diverso da dire che sono canali di merda. Poi ci sono canali Ma vai a sentirti la live, vai a sentirti, ci sta la live, vattela a sentire. Ma non te l'ho sentita, cazzo, l'ho sentita 2 minuti fa. No, l'hai sentita male. L'hai sentito? Lui dice... Allora, che funzionano male, regà. Certo, lui dice, sai cosa dice Francesco? Lui dice, chi non c'ha molti iscritti è, dopo un tot di anni è perché fa video di merda. No, questo ha detto. Perché se tu ascoltavi diceva che o sono video di merda, perché se vogliono, se non sono video di nicchia e non piacciono, sono video di merda e mi trovo d'accordo, oppure sono video di nicchia, cioè non c'è niente da dire. Tu sei... Tu? Se io faccio recensioni di gatti, cioè se io faccio video sui gatti e voglio e faccio video dei gatti che giocano a palla, è normale che i gatti che giocano a palla diventeranno virali. Se io faccio recensioni di sigarette per video soltanto per fumatori accaniti, è normale che la gente che non fuma non seguirà i miei video. Questo è quello che voglio fare. Certo, ma questo dimostra che su YouTube va avanti ciò che è commerciale, che è piace. È generale, ma è normale che la gente non va su non si iscrive su YouTube per vedere gente che vuole vedere i fumatori che muoiono. Cioè, cazzo, e questo è quello che ti sto dicendo. Ma è normale che sento dal panettiere, non mi meraviglio che non ci sono i trattori. Cristo santo, cioè allora, va bene, voi continuate, dite ciò che volete, però lui, ripeto, poi uscirà un video risposta, non voglio dire altro, uscirà un video risposta, e badate, hanno fatto video e il 95% mi hanno tutti quanti appoggiato, cercandoli su internet, anche personaggi abbastanza noti, quindi ognuno, ripeto, la pensa come vuole. Io Quindi tu stai dicendo che nel tuo video non hai sbagliato né i modi, né i toni, io non sto dicendo nulla. Allora, io nel mio video... rispondi solo a questa domanda. Ora, io nel mio video avevo la telecamera, ho ripreso, inquadrato quello che avviene realmente, quindi non ho fatto una finzione. E allora, ti chiedo una cosa, perché Simone, che a tua logica è uno di quelli che ti ha dato ragione dei big, fra virgolette, no? Poi va a scrivere questa cosa dove dice no, effettivamente ha sbagliato i toni, ha sbagliato questo, ha sbagliato quell'altro. Ragazzi, ma voi dovete capire una cosa: ci sono persone che di certi pareri se ne infischiano. Io ritengo di aver detto una cosa giusta. Se si vuol fare una critica si può fare e la accetto, ma se uno mi dà dell'idiota del coglione non lo ascolto. E poi se lui ma adesso stai parlando con noi, che non ti abbiamo dato né dell'idiota né del coglione, io per lo va meno. Bene, lui, allora questa gente qua si vuol parare il culo. Se io dico la verità su qualcosa, io e tu parare il culo da cosa? Cioè... parare il culo. Ma secondo te, Francesco, se io non fossi un personaggio scomodo, per quale cazzo di motivo YouTube doveva venire a far rispondermi con una live, addirittura YouTube in una live? Ma l'ha fatta apposta perché mi credi... Io la vedo così. Karim è entrato su YouTube, dunque te lo dico, se mi fai finire, mi hai chiesto, hai fatto una domanda, non ti do una risposta, altrimenti fai domande, parlo con un cartellone. Allora, la cosa è che se lui è entrato in quella live, vuol dire che uno ha sforato un limite umano, cioè nel senso, per trovarmi d'accordo io, che sono uno youtuber di nicchia, io non mi faccio domande e dico come mai non ho 100.000 iscritti, perché io sono il primo a dire i miei video non sono nulla di che. Cioè, basta farci un esame di coscienza e guardare come il mondo diventa rose e fiori. Cioè, è questo quello che non riesce a la gente non riesce a capire in generale. Va bene, ascoltate, io adesso comunque devo andare. In conclusione dico una cosa, dico, ecco, io credo di aver chiarito le cose che sono le mie motivazioni, uscirà il video di risposta, ciò a cui invito a tutti, questo lo invito a chiunque, sia i suoi seguaci, sia è quando si fa qualcosa, qualsiasi cosa, anche se una determinata frase la dice il tuo idolo principale, devi sempre ragionarci su, perché non è che se lo dice c'è un idolo, quell'idolo ti dice una cosa... Dico, Karim, non è il mio idolo, non è nessuno, è una persona che io seguo. Ho visto la live, ho seguito la tua vicenda, e ti posso dire che Karim ha ragione, se io dico che Karim in quel contesto ha ragione...
Secondo me questo è la... va bene. Però, non è che ha ragione soltanto secondo me, ha ragione oggettivamente se guardate il pubblico di YouTube. No, perché non è vero, tantissime persone mi hanno appoggiato nei video, quindi lui non ha oggettivamente ragione. E allora, se, una, se su 100 persone una ti dice hai ragione, allora, dicono stai a toppa, dal punto io ti faccio l'esempio che ho fatto prima, però una per volta, uno per volta. Francesco, io devo andare via, mi fate dire l'ultima frase poi esco. Allora, ciò che ha detto Karim Musa, il vostro, il tuo o il vostro o di chi sia idolo, è una cosa perseguibile a livello penale, quindi tu puoi difenderlo e le cagli il culo ancora. No, è perseguibile, tu non puoi dire a uno che è un idiota, tu non lo puoi dire, lui l'ha detto. Non è legale questa cosa, non essere ancora più pazzioso. Cioè... è che secondo me se una persona si comporta da idiota si merita di essere riconosciuto come idiota nella società. Però se io lo denuncio lui passa i cazzi, va bene? Perché non si può... passa nessun cazzo, perché lui ti potrebbe denunciare, dicendo, potrebbe, YouTube potrebbe denunciarti dicendo che tu hai dichiarato il falso su un meccanismo che è tutto automatico. Ma cosa ho dichiarato il falso? Io ho dichiarato il vero, il meccanismo è automatico. È perseguibile penalmente quanto Karim, cioè, è la per dire, allora guarda, domani inciampo su un sasso e vado a denunciare il comune perché quel sasso sul marciapiede non c'è doveva stare. Ma che cazzo di ragionamento è? Lui non si deve rivolgere a me dandomi del coglione. Se tu vuoi esprimere un'opinione, Francesco, la esprimi senza offese. Se tu offendi, sei un coglione, punto. Ok, tralasciando il modo suo che potrebbe anche essere tenuto sbagliato. Ragazzi, tranquillamente. Io ragazzi, devo andare, ragazzi. Vi saluto, è stato un piacere. Cercate, però, ecco, ragionate con la testa vostra. Perché non si può, ecco, sempre fidarsi ciecamente di tutti così, va bene? No, dai, ma alla io ti chiedo solo una cosa che alla fine non mi hai risposto, Daniele, per quello. Sì, però poi esco su. Sì, non c'è problema, se mi rispondi stavolta. Quello che ti chiedo è, tu pensi nel tuo video di non aver sbagliato niente? Io non credo, riguardando il mio video, di aver sbagliato qualcosa perché... non ho utilizzato parole offensive, non ho detto, se io avessi detto che lui è stato la causa, allora avrei offeso, ma siccome io non ho offeso nessuno, io non ritengo di aver detto cose false, punto, io questa è la mia opinione, stop. Io no, guarda, ti dico, io conosco Karim di persona, ci ho anche lavorato e tutto quanto, come ho detto prima, non so se c'eri già nella live, non ci vado ogni sera a bere il caffè assieme, tutt'altro, lo vedo una volta ogni morte di papa, però ti posso assicurare che conoscendolo poco come persona, non mi sembra tipo money grabber, tutt'altro. E anche perché avrebbe preso delle scelte decisamente diverse. Tanto che, e questo te lo dico perché magari si sa mai che un domani finirà o è già finito nei tuoi argomenti dei video, il canale gaming che lui ha aperto, lo voleva aprire, ma dal tempo ancora che eravamo a Social King, quindi ti parlo del 2009-2010, ha fatto una cosa semplicemente quando ha capito che si era rotti i coglioni dell'altra. E quello è solo un esempio... Va bene, io non l'ho criticato. Aspetta un secondo. Io ragazzi devo uscire. No, detto. Rimani un secondo. È importante. Aspetta un secondo. Un secondo è troppo. Devi aspettare un paio di secondi. È troppi. Cosa sta facendo? È successo un secondo. Se aspettate un secondo lo scoprite tutti e due. C'è una sorpresa in arrivo. Vabbè, Daniele, non puoi rinunciare. Non puoi rinunciare. Posso. Lo so, ma se rifiuti ti perdi l'effetto. Su, è scortese, su, dai. Dipende chi c'è, chi non c'è, cosa bisogna fare. Io devo uscire, andare a cena. Non è che devo andare a cena, è pronto da mezz'ora. Allora, nel frattempo, si aspetti due secondi. Il tempo che questa persona si collega, credo. Deve entrare questa persona, si sta collegando, sta per entrare, ha visualizzato, e lo scoprirai se aspetti. Eccolo qua, alleluia! È il buon Fra, finalmente! Alleluia. Sono contento che ci sia Fra, anche perché non lo sento da un botto. Ciao Fra! Ciao Fabio! Non so se Madonna! Sì, ti sentiamo! È un po' alto? Se ti sento bassissimo, sembra nell'oltretomba, Fra. Ah, ok, allora mi avvicino, chiedo scusa. Allora, dicevi? Cosa...
Allora, io premetto che non ho sentito la live finora, ho semplicemente visto che c'era questa live in corso e me ne scuso, ho dei problemi con la connessione, non riuscivo a vederla. E faccio anche un'altra premessa. Io... Ok, mi sta entrando l'audio adesso della No, ma della... si sente, tranquillo. Chiedo scusa. No, mi è tornato adesso il ritorno della live, chiedo scusa. Allora, dicevo, io faccio anche un'altra premessa, cioè che proprio oggi pomeriggio ho fatto un fioretto sulla mia pagina Facebook, e cioè che d'ora in poi, proprio perché io amo YouTube... Andreani è andato, si è levato. Vabbè. Ok, nessun problema. Proprio perché io amo YouTube e mi rendo conto che questo genere di situazioni, e quindi involontariamente anche io, facciamo del male a YouTube... D'ora in poi cercherò di stare con la testa bassa sul mio compitino, finire i miei video sull'uomo ragno e va bene così, e tapparmi occhi e orecchie. Naturalmente questo fioretto l'ho rotto dopo 10 minuti, perché purtroppo l'indole è così. Quello che volevo dire semplicemente è che io mi scuso con tutte le persone che hanno avuto modo di assistere a quella live, non tanto per come, cioè non tanto per quello che credono, cioè non sto chiedendo scusa a nome di Yotobi. Yotobi in quella live forse ha sbagliato soltanto i toni, ma stava dicendo delle cose condivisibilissime e che tutti prima di quella live dicevano in maniera sotterranea su questo personaggio. Questo personaggio ha vinto perché è finito ieri insultato da una persona che ha 400.000 iscritti, e quindi per forza la gente parteggerà con lui, anche se questa persona magari ha palesemente torto. È una persona che già oggi ha capito che poteva fruttargli popolarità a questo tipo di live, e quindi è andata a elemosinare video alle persone per parlare dell'argomento. Questo non lo sapete. Pio3D ha pubblicato nella sua pagina questo individuo che diceva: Pio, facci anche tu un video. Quindi si capisce che l'intenzione non è tanto di popolarità, però sai qual è assolutamente la cosa? Però sai la cosa, fra, che se uno continua a tirare merda e la gente gli sta dando un seguito, cioè dopo è inutile che uno lo lascia parlare da, cioè se la gente lo segue, uno bisogna pure dire alla gente: ehi gente, forse non è che sta dicendo cose molto sensate. L'errore però purtroppo è stato nostro, perché quelle persone sì non lo dovete fare entrare in live, probabilmente sì no, l'errore è stato mio. Perché queste se persone... Se tu facevi entrare Karim e gli facevi esporre la sua tesi senza far entrare Andreani, non gli davi tutta questa popolarità. La gente, esatto, è una persona che si sente vittima. Se questa persona ritiene di essere stata vittima di un reato, perché addirittura ho sentito che si parla sì, di... Sì, ha detto no, ma ha detto... Allora lui ha detto che lui, Karim, è perseguibile penalmente per quello che ha detto, gli ho fatto massa. Vada dai carabinieri. Ma se tu ti comporti da idiota, è normale che uno ti chiami idiota, cioè... No, io lo invito, se è convinto delle sue ragioni, ad andare dai carabinieri, perché è giusto, se una persona si sente vittima di un reato, che vada dai carabinieri e esponga le sue ragioni. Ho evitato di dirlo, ma la penso esattamente nella stessa maniera. Io credo che non ci sia nessun problema. Io credo di essere con la coscienza pulita. Il mio errore, come ho già detto, è stato quello di non avere il polso, probabilmente. Mi è stato detto che dovevo moderare più. Però in quel momento, scusatemi, proprio perché ero in una live con una persona che ritengo amica e ha detto: Bonetti, io ti rimpiango. In quel momento, pensando a tutto il passato di quella situazione, non ho potuto che riderne. E mi scuso, vi ripeto, mi scuso a tutti quanti. Cioè, non so più come dirlo. Io vedo, ad esempio, il Ras della Fossa che per criticare chi insulta, a sua volta ha insultato il sottoscritto. Cioè, hai capito? Non si deve insultare, hai capito? Tu che ridevi come uno stronzo. Ok, vabbè, grazie, sei il migliore amico. E, ripeto, ma io sono dell'idea, no? Che secondo me uno se va a stuzzicare una persona in determinati modi e continua
Due sberle se le deve pure prendere, e se due sberle sono due insulti, se le dovrebbe prendere rimane a testa bassa, non a fare il marchio. Ma che è la stessa cosa che io dicevo prima su Dally Mello. Cioè, lui fa quel determinato tipo di video e sa che si prende le conseguenze. Fine. Cioè, non mi sembra, adesso io non sono stato tanto presente su YouTube, però non mi sembra che abbia mai fatto... Ha detto cose del tipo non capisco perché non so. No, ma lui era lui, anzi, lui quando io ci parlo con Dally, no? Cioè, lui molto spesso ti ricordi il video sugli animali, quando ho fatto il video contro gli animalisti con Simone. Che io nel frattempo salutiamo Rob che è appena entrato. Ciao ragazzi. Ciao Rob, scusa. Vai tranquillo, ma si mancherebbe. Ci siamo insultati via chat io e Dally Mello, poi ci siamo ritrovati in un hangout, abbiamo parlato, io ho detto, cioè, della serie. Io sono stato vittima di una trollata di Dally Mello e pensavo facesse seriamente, in un hangout privato io ho tirato fuori il peggio di me e lui mi fa guarda che stavo scherzando. Faccio mi ricordo quando c'è stavo pure io. C'eri anche tu probabilmente. Sì, che abbiamo detto facciamo una troll... Scusa, è colpa mia perché ho detto, Dally, ma se trolliamo il tizio qualunque, era su YouTube Italia Group. Era l'anno scorso, prima di Natale. Sì, assolutamente. Era stata un'idea mia, scusami. Perché quando abbiamo detto qual era il motivo per cui ti avevamo trollato? Non mi ricordo. Però comunque abbiamo detto, ti giuro, mi sono pisciato sotto, stavamo io e Del Livello. Era quel giorno là che io ci avevo parlato, perché lui mi disse che stavamo, che lui era, dice, sì, io ho la mia opinione, ma ovviamente cerco di avere popolarità, il modo migliore è quello, no? Mi disse così. Te la facciamo vedere al tizio qualunque che mi ricordo per qualche stronzata per un video su YouTube, una stronzata del genere, digli qualcosa. Chiedo scusa, rieccomi. Comunque, ragazzi, faccio una parentesi, scusate se vi interrompo così al volo. A me è capitato poco fa di fare un video, pubblicarlo esclusivamente su Facebook riguardo proprio il tema YouTube, quello che è diventato, quello che mi piacerebbe vedere nuovamente diventasse YouTube. Faccio una premessa, faccio un discorso abbastanza semplice che spero chi ci sta seguendo adesso, ce lo voglio fare proprio terra a terra, spero che chi ci sta seguendo adesso possa capire in maniera abbastanza semplice. Qua si tratta, in questi giorni qua abbiamo visto una parentesi decisamente triste, veramente ragazzi, non so dove mettere le mani, ci vorrei spalmo in questo momento, ma purtroppo... Facciamolo tutti di massa adesso, parliamo tutti quanti qui. Sì, ci vorrebbe dare un facepalm e cosa, per una parentesi davvero triste perché... sono trovato a vedere, cioè, veramente delle cose poco belle. Si sta dando spazio a un individuo, ragazzi, che è arrivato due giorni fa sul web, due giorni fa, per modo di dire, ovviamente che adesso ci sarà anche, no, ma non è arrivato due giorni fa, modo di dire, due giorni fa. Vedi quando ti dicevo prima, Fra, di parlare come quando si parla ai deficienti, è quello che intendevo. Esatto, cioè, è un video, questo arriva due giorni fa, mi fa un video dove difende Berlusconi, pretende di avere visibilità e non vi basta capire che questa persona qua, cioè non bisogna neanche farlo il nome di questa persona. Io gli ho chiesto anche consigli perché volevo chiedergli su quale taglio di banconota conviene metterlo il nome, su quello di sito. Ho visto poco fa. Io ho provato bateca, sulle monete da 2 euro, però mi chiamo Francesco, un po' lungo. Allora. Sì, lo so, Fra, purtroppo ci abbiamo provato tutti su quelle da 500 perché volevo un determinato tipo di utenti. quindi mi vado a vedere la bacheca dove inizia a scrivere ieri c'è stato questo attacco di bullismo, raga, questa è follia, cioè ad un certo punto ci sono i limiti, c'è l'idiozia, la stupidità, la coglionaggine e poi c'è l'estrema unzione della coglionaggine, che sono proprio persone che non hanno una cognizione di causa, non hanno più un cervello, cioè tu apri qua, c'è il vuoto cosmico di Obono, capito? Non c'è più nulla. Ricordo, è Excel Saga, la galassia. Esatto, Excel Saga. Cioè, purtroppo, se tu dai risalto a un fenomeno che è composto dal nulla cosmico, tutto ciò che puoi ottenere è male, perché questo tu non puoi ragionare, e anche se ci ragioni c'è dietro la cospirazione, poi nel momento in cui chiudi la live se ne creano altre. Quindi, l'unica cosa, il consiglio che posso fare io, non date più spazio a persone simili. Se queste persone si faranno le live nei loro canali. Cioè, io dico chiunque, che può essere lui, che può essere questa persona, che può essere un'altra persona o meno. Però, raga, sinceramente. Cioè, però Rob, sai qual è il problema? Il discorso è che se io e Fra abbiamo deciso di fare sta live per fare due chiacchiere, no? Semplicemente. No, mi ha scritto in chat di fare una live per noi. Va bene. Cioè, io volevo parlare, cioè, era per parlare, per fare un. Tranquillamente, ma giustamente, se arriva questa persona
perché si sente tirato in causa, perché effettivamente di questo stiamo parlando, non è che ci si può girare tanto attorno. Se arriva questa persona e si sente tirata in causa, noi non possiamo, perché sai come funzionano le dinamiche, certo, di lavoro, va bene, non possiamo bene. Dire no, non ti facciamo entrare, perché poi passiamo per quelli che, ah vedi, non lo fate entrare perché ha ragione, perché non volete essere smerdati. La cosa, abbiamo fatto lo stesso errore di Francesco ieri, ovvero se lo lasciavamo là, lui parlava con quei tre pappagalli che c'ha e basta. Ma infatti, come si il triplo della visibilità. Ma infatti, come si ovvia questo problema? Semplicemente non parlando in maniera specifica di quel fatto, ma parlando in maniera generale, perché vi dovete tutelare anche voi da questo fenomeno qui. Se volete parlare sulle dinamiche che non vi piacciono di YouTube, non dovete asserire un determinato evento. Siate più generici, in modo tale che così potete prendervi il diritto di non... stavamo parlando genericamente, stavamo parlando del cioè tu vedi l'inizio della live, abbiamo parlato delle dinamiche di YouTube, del fatto di varie dinamiche, del fatto di trasparenza, della pubblicità. Poi è logico che arrivati a un certo punto l'esempio era palese, cioè nel senso non ha neanche senso fare la cosa del ah no, non stiamo parlando di niente nello specifico, quando è successa una cosa grossa. Certo, vabbè, anche il titolo che avete dato alla live ovviamente vi ha portato a... Però appunto, no, ma io Yotobi, ho scritto Yotobi si incazza e avrei voluto scrivere grazie al cazzo, perché no, vabbè, cioè, ha palesemente ragione, fine, non esiste. Però cioè, appunto il problema... Ma io infatti, hai visto prima, non so se c'eri già, gli ho fatto due domande a Andreani e mi dispiace, non mi ha risposto. Mi ha risposto all'ultimo perché l'ho messo davanti all'evidenza, capito? Ma io non lo nominerei neanche, cioè io ti dico, io non lo nominerei neanche. Io ho detto, ma scusa, ma ti ha dato ragione Simone... solo per il concetto in sé, ovvero c'è un meccanismo che non funziona tanto bene. D'accordo, potremmo essere convinti tutti di questa cosa, anche se è opinabile. Il punto è, se io poi ti chiedo perché Simone ha detto dopo due secondi che non era d'accordo con i modi, eccetera, eccetera, una persona che ti dà ragione a te, dice che hai sbagliato i modi, perché tu non puoi fare un po' di autocritica e dire forse ho sbagliato qualcosa? Io quando gli ho chiesto, tu pensi non aver sbagliato niente in assoluto? Perché io ritengo che Karin, come potrebbe aver sbagliato i toni lui, che sicuramente se uno prende l'evento singolo è ovvio che Karim non ha usato dei bei toni, però se vai a contestualizzare il tutto, ragazzi, i toni di Karim andavano benissimo, secondo me. E il discorso di quello che è stato buono, purtroppo il gatto che si morde la coda. Cioè, è stato legittimo il discorso che una persona, dopo che si è attaccata per anni, giustamente, gli si può dare il fatto di voler sproccare contro una persona che non fa altro che attaccare delle dinamiche fantasma, perché quello che ha fatto questo signore di cui si parla oggi, nel suo video tanto decantato, è stato denunciare una dinamica, ragazzi, che è una lotta contro il mulino a vento, perché sono dinamiche aziendali, qualsiasi social network ha una stessa cosa, LinkedIn, i5, quando Friendster, Facebook prima di essere Facebook, che si chiamava Facelog, tutte queste cose qua, nel momento in cui tu andavi a scriverti, ti dava una base, una sorta di rosa di utenza, che erano delle pagine, degli utenti, cerca gli amici, è la stessa identica cosa, non c'è nulla di nuovo sotto il bello, il bello è che se tu dici questa cosa, lui ti dice, ah, vedi? Io lotto, io sono disposto a lottare per questo, ma non c'ha senso, non c'ha senso. Io posso dire solo una cosa, volevo solo dirvi una cosa, non perché voglia fare quello che si tira fuori, però proprio per il discorso che è stato un po' tanto strumentalizzata la live di ieri, e lo dico, ma non per chi l'ha fatta questa live, però forse è stato un errore anche venire in questo momento, anche se vengo tra persone amiche e persone, persone ragionevoli. Posso dirvi una cosa, però poi dopo io ho fatto l'errore di far entrare Andreani perché volevamo parlare tutti, cioè volevamo soltanto parlare di quello che è fine, ma senza parlare di ecco. Sai cos'è stato il problema mio? Che io ho perseverato, e perseverare è diabolico, quindi, no, battute a parte, molto semplicemente, stanno chiudendo le serrande in casa mia perché così prendono, fanno, vabbè. C'è la casta che agisce. Io volevo solo chiedere scusa. Volevo solo chiedere scusa non a quella persona. Quella persona, secondo me, ripeto, sono stati sbagliati solo i toni, non i contenuti. Volevo chiedere scusa alle persone che hanno assistito a quello spettacolo, che, ripeto, non intendo quello spettacolo, lo sclero di Karim, perché lo sclero di Karim forse è stato eccessivo nei modi, però era sacrosanto.
dal mio punto di vista. Sono d'accordo. Chiedo scusa di non aver avuto il polso magari di fermare la situazione. E dal mio punto di vista questa è veramente la mia ultima, almeno nel tentativo, visto che ho già fatto un fioretto, dopo 5 minuti l'ho rotto, di la mia ultima incursione in tutto quello che non è YouTube attivo. YouTube esatto, attivo, YouTube attivo, esatto. Posso dire una cosa però si potrebbe anche semplicemente YouTube gossip. Allora, posso dire una cosa dal mio punto di vista? Allora, io ho fatto l'errore di far entrare Andreani, di dargli il link ad Andreani per entrare. E io sinceramente non volevo che andasse a finire che si parlasse di lui e di dargli ancora visibilità, perché gli abbiamo fatto un errore di quelli madornali, punto. E qui fino a qua, fine. Io volevo soltanto parlare dell'accaduto, di quello che era successo ieri, semplicemente per dire che il mio concetto era un altro, era fare le live, entrare qua dentro per dire, e se YouTube fa così, non è che va a levare iscritti agli YouTubers più piccoli. Cioè, questo che volevo dire in tutto questo, in questo, nel, questo concetto. Nel frattempo, volevo, scusami se ti interrompo, solo un attimo, volevo chiedere a Fratizio se può mandare il link della live, perché vorrebbe entrare... Santonocito, come cavolo si chiama, il tubo di giù. Facciamo così, gli do il cambio, perché io continuerei da spettatore. Sì, da grande. Va bene? Ah, me l'ha mandato a me il buon Santonocito, il messaggio. Allora, saluto Giovanni al volo, magari, allora, e poi... Un secondo, te lo faccio entrare, ci salutiamo tutti quanti, e poi io direi semplicemente una cosa, non parliamone più, e questa live ve la cancelliamo, così nessuna traccia di questo tizio. Occhio, perché se le cancelli, in realtà è tutto per coprire, per insabbiare... Esatto. Perché... Io perché allora, così, noi siamo la casta che no, ma la cosa bellissima è che è stato palesato da tutti questa cosa che io dicessi all'inizio della live, ragazzi, io questa live la cancello perché nel mio canale vorrei tenere soltanto più cose che pertinenti, no? E non sapevo né che sarebbe entrato quello lì, né che sarebbe entrato Bonetti, meno che mai che sarebbe entrato Karim. Però tutti quanti quelli che hanno assistito alla live lo sanno, l'occhio sul tubo, che Dio benedica l'occhio sul tubo, anche se c'è quello che fa le vignette che ho capito che mi odia. Tu mi odi, lo so già benissimo, e ti ho già dato il soggetto per la prossima vignetta. Vabbè, esatto. Ma tutti a parte, l'occhio sul tubo si è dimostrato maturo. Io quando, faccio una piccola digressione, con l'occhio sul tubo, un anno fa, quando entrarono nel mondo di YouTube, ci fu un piccolo diverbio perché... e li ritenevo troppo giovani, non tanto anagraficamente, ma di esperienza, per poter entrare nel mondo di YouTube. Invece si sono dimostrati più maturi e responsabili di tante persone, molto più grandi anagraficamente. L'occhio sul tubo, appunto, ha sottolineato il fatto che questa live era stata già detto che sarebbe stata cancellata dall'inizio, però ci sono state persone che hanno fatto il video dove scrivono la live è stata cancellata chissà perché, no? Oppure vabbè, i soliti noti, ma che è lo stesso motivo per il quale noi abbiamo dovuto far entrare lui una volta arrivato, certo, perché sennò certo. Poi perché non l'hai fatto entrare, perché bla bla bla, la cosa che abbiamo sbagliato è proprio fare, cioè io volevo fare questa live per parlare delle dinamiche di YouTube in generale, per dire sì, cosa non mi piace, cosa mi piace, fine. Abbiamo fatto l'errore di far entrare quel tizio e della serie, l'unica soluzione secondo me adesso è tac, non esiste più. No, io non sono d'accordo. La però... parentesi l'abbiamo fatta per parlare fra di noi, perché poi l'abbiamo messa su un canale che è inattivo da un anno. Oh, sì, esatto, cioè, stiamo parlando del mio canale, tizio. Quindi... Ma è Giovanni Santonomello. Ciao, eccolo. Anche a me mi ha stordito, te lo giuro. Come state? Io ho un'età, Santonocito, porca vacca. Un'età, Santonocito. Volevo chiedere una cosa a Francesco. Ho comprato questo, com'è? Io non ne leggo manga. Bloody Monday. Trovi una recensione sul mio canale, credo. Ah, Marchetta, sì, vai. Okay, adesso la vedo. Ciao. Comunque, al tizio qualunque volevo dire che secondo me ti ha pagato Abercrombie per vestire questo durante la live, vero? Allora, almeno noi potevi dircelo comunque. Questa qua l'ha comprata mio padre su eBay quando Abercrombie & Fitch ancora non era granché in Italia. Faccio, wow, Franco, ho preso sta maglia, guarda che questa qua va di moda. E faccio, sì, vabbè, credici. Poi effettivamente Abercrombie è diventato un marchio anche famoso abbastanza in Italia, però è semplicemente perché è molto calda. Pagano, non dire cazzate. Paga. Mandoro per far vedere. Penso, con questa penzola, scocciola,
Vi saluto più che altro perché c'è non so se lo sentite, la chiamata di Skype della mia ragazza. Okay. E visto che già ieri l'ho trascurata... Bravi, ciao, ciao a tutti. Ti aspetta. Ciao, bravo. Ciao, sì, cari, secondo me è il manager che chiama per i soldi. Esatto, sta già mettendo d'accordo. Big money, ciao ancora, bravo, ragazzi. Ciao, Fra, è stato un piacere. Ciao. Ciao, Fra. Scusate, ragazzi, adesso di venire a rompere il cazzo, vi volevo salutare, che non vi vedo da tanto. Madonna, ragazzi. Ciao. Come va? Bene. Tanto piacere, Fabio. Io non abbiamo mai avuto occasione. Fabio, Giovanni, tanto piacere. Bene, allora, no, stavo sentendo che si parlava di questo, di un personaggio che ieri... Non nominarlo, ma anche perché ieri vedendo la live di Francesco dicevo, ma questo, ma chi cazzo è questo qua? No, perché ultimamente, scusate, dopodiché mi defilo, vi lascio le vostre cose, perché ultimamente vedo che ogni tanto spunta gente a caso, che dice una cazzata qualunque, cioè esatto. La prima cosa che gli viene in mente perché è uscita questa cosa che c'è la guerra, perché non si sa, liberate YouTube, sembra quasi che tipo siamo tutti dentro un campo di concentramento, chissà che cosa, quindi liberate YouTube, liberate i feed, ma perché mai, ma lasciateli tutti chiusi, non cagate di cazzo a nessuno, chiudere tutti i feed, basta, chiudeteli tutti, avete rotto il cazzo questi feed, cioè, voglio sapere, se io metti che vado su YouTube, no, allora vedo il video di uomo che si mangia i cactus, perché è vero, c'è un coglione su YouTube che mangia i cactus, raga, cioè, se gli metto mi piace, ma che cazzo gli frega a Roberto sapere che a me mi piace uno che se mangia i cazzo? Roberto, dimmi tu. Beh, guarda, può esserci una filosofia interessante dietro uno che si mangia i cactus, però... A te ti interessa saperlo? Però a me... c'è uno che se mangia i cactus, fatta vedere sto testa di cazzo. Questo... Dai, così cresce un po' il canale, capito? Vabbè, ne mangia di più, capito? Chi ce la fa, chi non ce la fa, pazienza. Guarda, io ragazzi, io provengo da fate santo nocito, io vorrei dire adesso. Santo nocito. Ragazzi, io vi dico, poi questo mio percorso personale, io provengo da una situazione youtubica svizzera, nel senso che a me non mi ha mai aiutato nessuno, e a me... Esatto! Hai fatto i video con De Carli! Guarda, ti dirò, Leonardo è venuto alle riprese di Freaks più volte, è venuto lì a fare la comparsa... Ma infatti si vede pure la comparsa di Leonardo! Si vede pure Leonardo dietro nel pub. Esatto, si vede pure, è passato più volte, è venuto più volte, eccetera, eccetera. Era una persona che voleva assistere alle riprese di Freaks, è venuto là, è stato là, ha fatto le riprese e compagnia bella. Ma lui non l'ha mai detto, credo, cioè non ha mai detto niente del genere, non ha mai usato Freaks perché a quei tempi c'aveva, il canale di Freaks era molto visto, non l'ha mai usato, non ha mai... fatto un cazzo, quindi è andato a mettersi davanti alla telecamera a fare delle facce di minchia, è un bel ragazzo, c'ha una bellissima voce, io gliel'ho sempre detto che c'ha una voce da speaker, infatti poi gli ho scoperto che faceva lo speaker, e ce l'ha fatta da solo, feed o non feed, eccetera, poi ha conosciuto altre persone, adesso sta facendo cose con altre persone, fine, cioè, che vaffanculo a tutto il resto, cioè. Vabbè, ma poi capisci quello che ti voglio dire, io dico sempre così, se a me, io vedo un video su YouTube e mi piace, se lo voglio condividere lo condivido, ma se a me io vedo un video e non lo voglio condividere, perché cazzo lo devo condividere? Esatto. Quindi chi ci pensa, gli anziani, alle pensioni? Io ti dico una cosa, Giovanni, io i feed miei sono aperti, ma ci troverai 2-3 video che ho cliccato mi piace sui feed miei, perché sono i video che ho visto realmente, cioè quelli che mi sono piaciuti realmente. Al contrario di quanto si pensa, più o meno viviamo in un paese libero, giusto? È un paese un po' di merda, però è abbastanza libero, è bella l'Italia. Giovanni impazzito adesso. Sì, no, perché mi fanno incazzare, cioè, io non conosco di persona carica, ci ho parlato di tante volte su Skype, eccetera, eccetera, per dei lavori, però no, non ci siamo mai incontrati. Lui è la persona più calma di questa terra. Ti dice grazie a qualunque cosa, scusa posso a qualunque cosa, cioè la persona più tranquilla del pianeta, non l'ho mai conosciuto uno così, per fare incazzare Karim, ma non ce ne vuole, de più.
Io ieri, cioè, ti giuro, speravo che a un certo punto spuntava nella stanza di questo e lo menava. Cioè, lo doveva menare. Non è che si doveva solo di stronzo quello che gli ha detto, non capisci un cazzo, lo doveva menare, perché c'è gente che va menata. Ah, in Sandorissa, cioè va bene. Adesso poi domani diranno: ah, Giovanni ha detto che quello lo doveva menare. Sì, portatelo qua, lo meno io. No. Ragazzi, mi sento male, ragazzi. Sto scherzando, sto esagerando tutto proprio all'ennesima potenza, non si deve menare nessuno. Comunque, in generale, Karim ieri è stato, secondo me, molto gentile. Cioè, sì, è stato molto, molto pacato. Allora, ma poi, scusa, sulla stessa riga del discorso che facevi tu prima, Io non sono obbligato a condividere o a mettere mi piace a determinati contenuti, determinati video. Ma allora io dovrei essere incazzatissimo col pubblico che ha visto, e già che ci sono lo ridico perché tanto è una roba per beneficenza. Scusa ma ti abbandono, dei fan cazzisti, che è un mio prodotto. 106.000 persone l'hanno visto. Ci sono solo 14.000 mi piace. Andate a fare in culo, perché se veramente volete sostenere il progetto dovete mettere tutti mi piace. Ma ci sta, quello ok, ma ci sta che ci sono persone che l'hanno visto, non gli è piaciuto e mi piace, magari non c'hanno voglia di metterlo. Sì, ma 100.000 a 14.000 però ognuno è improbabile, capisci? Una cosa. Questo è perché non hai dato un euro a Zeb per il film. Ci sono dei prodotti a me che non piacciono, ma non mi piacciono, però non meritano nemmeno il non mi piace, stanno nel mezzo. Io quei prodotti non ci do nemmeno il mi piace né il non mi piace. Perché cazzo, cioè, devo esprimere un parere? Dico, bah, non me ne frega un cazzo direttamente. Ma è una domanda, ma un video io non posso semplicemente solo guardarlo. Esatto, non capisce la gente probabilmente. Ogni persona su questa terra c'ha una pagina Facebook, ce l'ha pure quella stronza di mia nonna, la pagina Facebook ci manca poco. Cioè, se vedi un video che ti piace, quello che fanno tutti, che hanno voglia di fare tutti, lo prendono, lo mettono su Facebook, i propri amici e quello che è, lo vanno a vedere fine. Cioè, quello è il mi piace per eccellenza, e la condivisione non è il click, cioè, ma sto click là mi piace, ok, ma lo prendo e lo condivido, lo faccio vedere ai miei amici, gliene parlo, ma anche io, fuori da YouTube, fuori da Facebook, fuori da Twitter, quello che è, e quello è il mi piace, cioè, mi piace veramente una cosa, è quella, cioè, non è tanto che ci clicco sopra, che lo faccio vedere in giro, anche perché non a tutti interessa di andare a vedere i feed delle altre persone. A me non me ne frega un cazzo di sapere cosa gli è piaciuto a Matteo. Se a Matteo è piaciuta una cosa, me lo dice e io me la vado a vedere. Cioè, la stessa cosa con Francesco, me lo trovo sulla pagina Facebook di Francesco se gli è piaciuta una cosa. E se... Ma pensa che io sono arrivato adesso alla conoscenza dei feed, non sapevo neanche che cazzo d'accordo che io sono fuori dalle dinamiche di YouTube da un po', però va benissimo, però... Io se uno mi fa vedere un video, oh, guarda il video di Freddy V, perché mi piace, perché sa che mi piacciono i corti action. Ma sai, mi passa il video, vado a guardarmelo. Io ribadisco il mio concetto di vivi e lascia vivere. Cioè, io se apro un canale, se vedo un video su YouTube e dico questo video mi piace veramente tanto, può essere che te lo butto anche nei feed, però se mi piace realmente lo condivido con tutti. Ma se è un video che secondo me non merita di essere condiviso, mi ha strappato un sorriso, però non è che lo voglio far vedere a tutti quanti, non lo faccio vedere a tutti quanti. Io sono dell'idea che, cioè, non è che se a me mi deve piacere per forza, se mi è piaciuta una cosa la devo far vedere a tutti quanti per forza, perché come dici te, se tu da te piacciono quelli che si mangiano i cactus, non è che gli devono piacere a tutti quanti per forza. È una cosa che ti vuoi vedere per te, perché magari è un feticismo mangiarsi i cactus, è una cosa che ti vuoi vedere per te e quindi non la vuoi far conoscere a tutti quanti i tuoi gusti. Io vi dico una cosa, me l'hanno fatto vedere ieri pomeriggio, ieri sera, sta cosa, c'è sto tizio se mangia sto cactus, fa paura, ti giuro. E vi dico una cosa, è l'esperienza mia di feed personale che mi ha toccato. Io da quando feci quel video contro quello schifo di Pre e compagnia, che fece anche chiudere il canale, eccetera. Cosa accadde? Che ovviamente subito speculazione a bomba, perché bisogna raccattare le views. Siccome ho fatto un video che ha avuto un po' di successo a livello mediatico, allora subito a fare video contro, perché altrimenti, sai, non si possono fare troppe views. Cosa è successo? Che il giorno in cui ho fatto il video, praticamente la sera o il giorno dopo, misi un mi piace al video di Simone dei Fancazzisti, che pubblicizzò il fatto del matrimonio. E nell'anteprima
ci stava la foto di quello schifo di Rosario Muniz, quel personaggio là, no? Che era semplicemente parte del video, perché loro mentre parlavano c'era Rosario Muniz sullo sfondo del monitor praticamente. Cosa è successo? Ho messo il mi piace al video e una persona è arrivata ad andare a cercarsi i miei film, a vedere a cosa stavo a mettere mi piace, e ha fatto un video contro di me guardando i miei video, dicendo c'è l'incoerenza nel fatto che lui parla male di Pre, però mette mi piace ad un video con l'anteprima di Mugge. Vi rendete conto che a volte i mezzi fanno praticamente, rendono le persone pazze. Ti posso dire una cosa ancora più importante? Sì. Io non conoscevo questa persona, sono andato adesso su Google Immagini, l'ho cercata, io ti sto odiando veramente tanto. Non guardarlo. Comunque, odiando tantissimo. Vi rendete conto che la gente, se gli si dà a volte dei mezzi alle persone, queste persone diventano folli, perché è proprio, è come si suol dire, il potere non è nulla senza controllo, raga, è una cosa verissima. Cioè, la gente esce di testa. Sai che è, secondo me, è la nuova masturbazione davanti al computer. Ma esatto, non ha senso. I fan cazzisti anonimi non fanno più chat roulette, o non lo fanno quasi più, perché non trovano più quella gente col cazzo in mano. Ormai sono a scrivere cagate. Cioè, quello è il punto. Perché, io l'ho sempre detto e lo dirò sempre. Tutta la gente che si apre un canale YouTube e comincia a fare un video con la propria faccia è perché, in un certo qual modo, vuole un po' di notorietà. Ci piace a tutti. È inutile. Certo. Io l'ho fatto principalmente per un'altra cosa, però quel lato comunque ci piace pure, è normale. E purtroppo la domanda che ieri mi facevo con amici eccetera è: cosa è disposta a fare la gente pur di avere 5 minuti di notorietà, 3 minuti di notorietà? Italia, purtroppo ci siamo resi conto che per quei 5-10 minuti di notorietà la gente è disposta a fare di tutto, anche a fare figure di merda colossali. Senza poi, perché ci sta che uno sbaglia. Io stesso all'inizio su YouTube ho fatto un sacco di cagate perché mi piaceva tanto il mezzo e non mi rendevo conto veramente che tutto quello che dicevo davanti alla camera poi veniva visto da 100, 200, 300 persone, 1000 persone, quello che è. Cioè, lo sai ma non te ne rendi conto, che è una cosa diversa. Nel momento in cui ho switchato, me ne sono reso conto, allora a quel punto ho capito che ci sono delle cose che si possono fare e delle cose che non si possono fare, per vari motivi. Purtroppo ormai la nuova masturbazione su YouTube e sul web è questa, cioè andare lì, aprirsi un canale, nel caso di YouTube, fare casino e polemica su una cosa qualunque, perché poi in un modo o in un altro qualcuno ti vede. Ciao Mattia! Oh, salve. Sì. Qualcuno ti vede. Mattia, se attacchi il microfono magari senti. Chi è Mattia? Esatto. Mattioschi. Avete ragione, in effetti. Mattia, ciao, come stai? Bene. Mattia. Ma la live in diretta dove sono? Non lo so, aiuto. Sei sul mio canale, quindi non la vede nessuno fondamentalmente. Ah, perfetto, allora posso dire quello che voglio. Sì, cazzo figa, tette culo. Comunque volevo includere un concetto, ragazzi. Questa persona qua di cui adesso è sulla cresta dell'onda della critica. Aspetta, ma l'argomento è il famigerato? Sì, innominabile. Siamo spostati, cioè stiamo parlando. Sì, però dico, per una parentesi, raga, questo qua c'ha, già che c'ha 6.000 passi, che io non so come abbia fatto. Ma so 5.000, non sapere come ha fatto, sai perché? No, va bene. Ma con tutto lo spam che fa. Sì, no, va bene, ok, che lo spam, eccetera. Ma non ti basta? Cioè, ma io dico, ma cazzo, ma c'è gente che ne ha 100 che fa video della Madonna e non si lamenta. Tu no, che ne hai 6.000, esatto, cagli il cazzo, ragiona, non me neanche... Ragiona anche per quello che tu stai facendo sul tuo canale. Cioè, che, esatto. per il contenuto che dai, che cosa ti aspetti? Ma esatto, cioè, perché ma c'è tanto tipo... Io posso dire una cosa, appunto, proprio perché per casco a pisello. Io ho fatto palloncini con Rob Forchetta, che sta qui, e tu sei ovunque ora. Sì, io ho fatto palloncini con Rob Forchetta proprio perché è una cagata, io sono il primo a dirlo che palloncini è un aborto. Se mi fa 3.000 visualizzazioni, cazzo, non mi ha fatto 10.000 visualizzazioni, adesso YouTube è una merda perché ci sta Karim che fa un coso che si chiama mostarda, io faccio palloncini, non lo vedo, a me non me ne frega un cazzo, sono consapevole che fa schifo il mio prodotto, e se lo vedono 3.000 persone, sono 3.000 malati come me, ma mi accontento, anzi non mi aspettavo di trovarne 3.000, cazzo. È questo che la gente non riesce a capire. Sono convinti che se loro fanno video sono sempre belli.
Cioè, io non c'è un metro di giudizio oggettivo. Secondo me la gente carica un video su YouTube, chiude YouTube e non si riguarda nemmeno quello che ha detto. Non si rende conto che stanno su YouTube le figure di merda che fanno, secondo me. Questa è la cosa che non riesco a capire, fondamentalmente. Sono convinti che tutti quanti sono bravi, io sono più bravo di te, sono più bravo di Mattioschi, e non capisco come me o meno iscritti di Mattioschi, potrei dire adesso. No, guarda, cioè, più bravo di Mattioschi no, eh? Sei un lezzo. Sono più bravo di... Adesso no, vaffanculo, sono più bravo di te a montare, Giovanni. Vaffanculo, adesso basta. Ma io vado dei plugin a cazzo, io li butto a cazzo, prendo la timeline, carico plugin a bestia. No, perché io ho montato Chat Roulette, te hai montato Frix, ma che prodotto è Frix? Ma merda! Che prodotto è? Ma vaffanculo, ho fatto Chat Roulette, ma ti rendi conto? Ma che ci pensa gli anziani? Chi pensa agli anziani? Scusate, ok, vabbè, va, ciao Mattioschi, dici la tua, scusa. Ma Mattieli che se la ride da quando è entrato, non ce la so più. Questo secondo me è l'utente medio che capisce che libero ce l'ha così. C'è poco da dire, c'è talmente una minchiata quello che sta succedendo. In realtà ne ho parlato ieri dall'1 alle 2 in macchina con la mia fidanzata, ma l'1 alle 2 di notte, cioè abbiamo iniziato a parlarne random. Di questa merda. Ma è altro con la tua fidanzata dall'1 alle 2 di notte, Mattia, proprio tu mi cadi su queste cose. Ma non ti preoccupare. Ma no, ma dai. 5 minuti vi saluto, ragazzi. Bravo. Okay. Bravo. Ho ricordato che il ragazzo gli ho detto che stavo andando da lei, quindi sono una merda, ragazzi. Cioè, ma tipo mezz'ora fa gli ho detto. Devo un attimo. No. Aspettate un attimo. Ah, ne assento 2 minuti, dopo vi dirò la mia. Ok. Vanno tutti, ragazzi. Rimaniamo in 3, rimaniamo. Beh, io sto giocando con gli effetti qua. Che... ti vedo. No, comunque, cioè, io da ormai esterno, che poi è relativamente esterno, perché praticamente lavoro più su YouTube e per YouTube che per... Ma no, YouTube a casa di YouTube, cioè YouTube l'ufficio. Quindi la casta. Per la casta. Esatto. Le cose che vanno su YouTube, cioè ci sto facendo di tutto per YouTube, però cioè, personalmente non ci sono più, è da un po'. E oggi ho twittato questa cosa perché mi è venuta sul cuore, cioè da quando ogni tanto viene voglia, perché comunque YouTube è una cosa bellissima, e poi nel momento in cui dici quasi quasi, escono fuori queste cagate. Ari, eccomi. Ma perché? Cedo la parola al buon Mattioschi. Ma no, ma queste ultime 2 settimane su YouTube sono a dir poco demenziali. Ma no, almeno se capitasse, capito, con i primi caldi uno dice vabbè, è il caldo, sai. No, ma neanche quello. A partire da definizione di eroe a persone che sinceramente ritengo infime. E poi io scrivo un tweet a riguardo palesemente ironico e vengo tacciato di essere violento e che addirittura Victor si dovrebbe vergognare a lavorare con me perché sono violento e, fino a passare io lavoro con te un po' mi vergogno lo so, ma fai bene fino a passare a queste mirabili polemiche sul nulla, cioè ha detto bene il tizio qualunque, nel senso che 3 anni fa solo i partner potevano caricare video più lunghi di 10 minuti. Sarebbe da ripristinare questa cosa. No, se questa cosa ci fosse adesso partirebbero le polemiche. Ragazzi, a riguardo. Guarda, io vorrei dire una cosa, però poi mi prendono troppo per hitleriano, ma io alla fonte. Casta, mi ascoltate 2 secondi. Io vado, voi siete delle brutte persone perché siete tutti quanti con i feed chiusi e non condividete gente come me e Rob Forchetta che facciamo palloncini, che è un prodotto validissimo, un prodotto così bello che giuro, guarda che se lo vedi veramente mi disiscriverete dal mio canale se fosse possibile, a parte gli scherzi. E quindi ragazzi, io vi saluto, vi lascio a voi, io vado dalla mia ragazza che ci devo andare mezz'ora fa, sono una brutta persona. Ciao. E fu così che diventò single. Perfetto. Eccolo. Beh, quindi chi stava parlando? No, stava parlando Juan. No, io ci stavo di una cazzata, quindi... No, ma poi sinceramente, cioè, la sfuriata di ieri di Yotobi è proprio stata proprio bella, mi è piaciuta. Bello. Sì, lo sostengo.
Ragazzi, io come la vedo io, se c'è bisogno per tornare un po' all'origine di YouTube, Dio Bono, c'è YouTube un posto dove carichi i video, appunto. Cioè, mi dovete... Vedi, la gente... vedi personaggi come Gemma del Sud. Cioè, cazzo, la, cioè, la gente... Magari, ma mi faceva troppo ridere. Magari ritorna... È che non tornerà mai più Gemma del Sud, perché la gente la picchiava veramente a quello. E quindi non lo farà mai più, ma magari... Il discorso, io dico, ragazzi, cioè, la gente qua, un giorno si sveglia, io mi immagino la scena del dietro le quinte dei video, questo qua la mattina si sveglia, dice, oggi devo creare una guerra, va, crea un account su YouTube, fa un video dove difende Berlusconi, poi comincia, ah, guardate, qua se tu ti iscrivi ti mettono la spunta su Favij, quindi Favij è il male, mica calmati, cazzo, cioè davvero... Ma è tanto grosso, ragazzi. Sì, ma infatti, ascolta, parliamo di uno che scrive il suo canale sulle banconote da 10 esatto, euro. Beh, quello, cioè, che c'ha 4-5 profili falsi che spamma. Che poi a me cosa è successo? Vi racconto questa, perché non ha neanche la decenza di controllare. Una volta, allora, io faccio il video contro Di Pre e mi scrive 3 commenti che vanno a finire in spam, dove mi insulta pesante, sei un coglione, spero che lo chiudano a te il canale, eccetera, eccetera. Io lo escludo dal canale, proprio, guarda, sta gente qua, proprio regime hitleriano, elimina subito, blocca, perché non dovrebbe neanche avere il diritto di scriverle certe cose, certa gente, vabbè, poi ditemi che sono coglione quello che vuole, me ne frega un cazzo. E poi va sulla mia pagina e spamma i suoi video, cioè, ma neanche gli dico la decenza di guardare, ah, ma questa è la persona che 5 minuti fa ho insultato, adesso gli spammo il video, ma abbia almeno veramente, cioè, la faccia di controllare a chi stai spammando, veramente una roba. Quello che ti ho detto prima, per 5-10 minuti la gente è disposta a calarsi le mutande davanti allo schermo, cioè, quella la cosa. Sì, vabbè, però veramente se gente va punita, non dico con le antiche tecniche di forca in culo, però Dio buono, ragazzi, cioè, non si può e basta. Detto, secondo me ci vorrebbe una sorta di, sembra brutto dirlo, però una sorta di regime hitleriano, cioè YouTube dovrebbe essere controllato alla fonte, però ci vorrebbero tante persone che guardano tutti i video che vengono fatti e cassare le teste di cazzo, come proprio questo è veramente però, cioè, proprio violenza estrema, questa cosa, speriamo che non si faccia mai, ma non lo so fino a che punto sarebbe brutto, così il mio canale magari lo mandano a cagare, perché però per dire, cioè, potrebbe essere una cosa, adesso domani magari qualcuno dirà che sono hitleriano, sì, c'ho la svastica dietro al culo, qua. No, comunque, sinceramente, prediligerei vedere nuovamente un ritorno all'origine dove la gente si dedica a creare, a fare la propria arte e condividerla, appunto, perché questa cosa di complottismo, video su video, cioè, quando è uscito il primo video del nuovo format dello youtuber con più di 400.000 iscritti, non faccio neanche il nome perché sennò poi, ah, vedi, si tirano sempre in causa. E cosa ci ha fatto la gente? Oh mio Dio, ha fatto un sacco di views, ci faccio subito i video contro, capito? Perché non bisogna accusare troppo fuga di cervelli, perché è sulla bocca di tutti. Però la gente, c'è, cioè, veramente, basta, cioè, uno può fare la recensione, la fa, perché ci rifai il video dove devi andare automaticamente contro? Non è neanche che dai un parere, dici, guarda, secondo me sbaglio su questi punti. No, ci devi andare contro, punto e basta. Perché? Perché fa clamore e quindi sicuramente mi porterà a discussione, views. Perché in molti casi YouTube è preso come un forum, e YouTube principalmente non è un forum. E appunto. E invece viene preso come un forum, uno dice una cosa e l'altro gli risponde, come con un video di 15 minuti dove sproloquia e basta. Una cosa è la live, perché comunque sei con le persone, quindi c'è botta e risposta. Una cosa è il video, e tu lo fai, lo carico, lo monti, tagli le cagate che hai detto, eccetera, che non ti piacciono più, dove che lo metti lì e l'indomani c'è qualcuno che ti risponde. Passano 24 ore, 12 ore, le idee cambiano, le cose cambiano e non ha più senso. Sì. Quindi viene preso come un forum ed è sbagliato. No, ma infatti. Però è un mezzo libero a tutti, quindi ci sta quello che c'è, cioè è giusto che ci sia tutto. Anche per esempio, tu, Roberto, io l'ho visto quella cosa su Di Pre, eccetera. Sì. Quindi, no, da parte mia, secondo me, è giusto che ci sia. Cioè, è giusto sì, che sì, no, come per esempio, io tiro in causa Francesco Sole. Non la so tutta la storia su Francesco Sole che c'è stata dietro a YouTube, su Facebook, eccetera. Io so solo che ho visto i video di Francesco Sole che mi sono pure piaciuti. Sì, ma i montati di Francesco Sole sono i video sono fatti bene. Quello sì, che dico io è semplicemente io sono dell'idea che non li faccia da solo, ma va bene lo stesso. È il discorso che dico io, è non mi interessa. Esatto, va bene lo stesso, è un prodotto, ti piace, bene così, bravo.
Cioè, se io vedo una cosa che mi piace, che li faccia lui, non li faccia lui, che sia prodotto da qualcuno, non prodotto da qualcuno, che prende dei soldi, non li prende, ma a me che cazzo mi frega? Io in maniera gratuita apro il browser internet, vado su YouTube, vedo sto tizio 5 minuti, che mi piace, o mi fa ridere, o mi diverte, o mi fa piagne se mi deve fare piagne, quello che è, e dopodiché basta, lo chiudo, lo condivido se mi va di condividerlo, oppure no, fine. Cioè, che lui sia pagato da qualcuno, non pagato, promosso, non promosso, eccetera, eccetera. Ma che cazzo mi frega? Perché devo andare a fare 2 ore di casino perché c'è uno che è stato prodotto? No. Ma non mi interessa. Io pago per vedere quel video? No. Fine. Cioè, è tutto qua. Se pago per vedere quel video è perché io ho deciso di pagare un servizio. E se pago un servizio, pretendo che quel servizio mi dia... sia buono, mi dia un buon servizio. Io forse sono uno dei pochi coglioni che Spotify lo paga. Io lo pago 9 euro al mese, sono i 9 euro più che spendo più volentieri. Io ho pagato anche WhatsApp, che il 90% delle persone che conosco. Esatto, ma io, se io ho un servizio, mi piaceva quella cosa che ha messo attorno a WhatsApp. Oddio, quant'è che costava? Tipo un euro? Cos'è che costava 99 centesimi. Oh mio Dio, adesso WhatsApp diventerà pagamento. Quanto spenderesti per gli SMS? Ti dà un servizio che ti piace? La natura, soprattutto italiana, quasi io la chiamo romantica, di fare sempre guerra o di lamentarsi su una cosa che o prima è gratis, eccetera, o che può essere a servizio di tutti. È un tipo di mentalità che personalmente a me non piace. Perché se tu lavori, io ti devo pagare per quel lavoro. Cioè, la moneta corrente sono i soldi. Se c'era il baratto, tu facevi una cosa, io facevo una cosa per te, e c'era uno scambio, c'era un baratto. E ci sono i soldi, se tu fai una cosa, che un servizio che a me piace e che utilizzo, io lo pago. Fine. Poi ci sono delle cose che non mi va di comprare, perché secondo me il prodotto non vale i soldi che vengono richiesti. Ma quello è un altro discorso. Nel caso di YouTube, che è gratuito per tutti, almeno finora, se io gratuitamente posso accedere a un contenuto che mi piace, non capisco qual è il problema se quel contenuto viene prodotto da qualcuno. Capisco però, se per caso, Roberto, tu fai video dove parli soprattutto di musica, parli CD di musica, se a un certo punto a te ti chiama un brand, quelli che fanno i fumetti, e sì, ti dicono, senti, a noi ci piace come parli di musica, comincia a parlare pure di fumetti. Te magari di fumetti non ci capisci un cazzo, allora a un certo punto i tuoi video non parlano più di musica, parlano di fumetti. Allora sì. Ma quello è un'altra cosa, perché ma certo, ma là è un... Ma avrei comunque la libertà di... Dovrei avere lo stesso la libertà di poterlo fare. Assolutamente. Perché, perché io faccio l'esempio mio, Giovanni, che vabbè, sicuramente il mio canale non l'avrei mai visto, ma è ovvio, ci sta. No, però Io facevo video di manga e ero anche abbastanza seguito. All'epoca facevo un millino di iscritti, avevo 3.000 visualizzazioni, cioè stavo facendo un pochino il boom, no? A un certo punto mi sono cagato il cazzo, ho cominciato a studiare anche per direzione della fotografia, tutte le menate, eccetera, eccetera, ho cominciato a mettere su qualcosa di mio. Oh, ma tu lo sai che la maggior parte dei commenti, la maggior parte delle cose erano di hater che ancora adesso non riescono a mettersi il cuore in pace che io non faccio più video su manga. Ma cioè, la gente può cambiare idea se la gente è stupida. Io pure volevo buttare giù qualche cortometraggio, fare qualche cosa, ma ho preferito di no. Ho preferito lavorare ad altre cose, perché mi rendo conto che una volta ci ho provato a fare, un anno fa o forse più, ho fatto una cosa tipo con Stard, ho preso una serie e l'ho smontata, cioè ho cominciato a dirne di tutti i colori, e me ne hanno dette di tutti i colori. Feci su un video subito dopo dove ho detto, ok, scusate, YouTube non è pronta a questo tipo di comicità. YouTube Italia non è pronta a questa cosa dove dici merda pure su una cosa che in realtà non era tanto merda, quindi vabbè, cioè non si può giocare, non si può scherzare, basta. Se tu vuoi rimanere dentro YouTube ci stai, oppure non ci stai. Purtroppo il pubblico non è colto, diciamo, non è una parola giusta, però non è pronto a seguire le persone in quello che vogliono fare. Cioè, se Roberto vuole cambiare genere, ha voglia ovviamente di farlo. Quello che dicevo io, che se si viene a scoprire
che a una certa c'è qualcuno che lo paga per parlare di un'altra cosa, dispiace. Cioè, è quello il punto. Mi può dispiacere una persona abbandona quello che lui vuole fare, abbandona quello che è, perché noi parliamo di quello che siamo. Certo. Abbandona quello che è per fare una cosa... Il bello è secondo me hai ragione. Il problema è che qua siamo ancora allo step prima, cioè non si parla neanche di porca miseria, hai smesso di fare quello che piaceva a me e quello che piaceva a te per fare questa cosa. Non è quello il punto, cioè mi dispiace non avere più il tuo prodotto, non è neanche quello il punto. Il punto è, tu sei un venduto perché sei pagato per dover fare. Sì, c'è la cattiveria alla base, c'è la cattiveria alla base. A te cosa cambia? Cioè non... A prescindere, la gente prima di dirti tu sei un venduto ti dicono perché tu sì e io no. Esatto. È quella, la prima cosa è quella, perché tu puoi e io non posso. Cioè, lo rosicare è alla base di tutto. Ma vi riporto a quando si scoprì il fattore della partnership, ragazzi. Si parla di anni fa. È quello. Cioè, vi ricordate? Quella a un certo punto è passata, l'hanno digerita tutti sta cazzata della partnership e adesso il problema deve essere un altro, no? È normale, la natura umana deve risolvere i problemi, cioè è una cosa che noi abbiamo detto, se non abbiamo problemi ce li creiamo in un modo. Esatto. Quindi è vero che ci sia questo, ma il problema principale è perché tu sì e io no, cioè è questa la cosa. Fa scattare le varie discussioni che fanno attaccare gli Yotobi, perché giustamente lui fa un video, dice delle cose, eccetera, eccetera, ed è molto. Ma guarda, senza andare troppo lontano, visto che ci sei qua tu adesso, no? All'epoca, quando uscì Freaks, non ti nascondo che la mia cosa è stata, dato che comunque stavo studiando e qualche difetto comunque lo vedevo, perché ce li ha Freaks i difetti, come ce li hanno anche i prodotti che faccio io, ce li avranno, cioè, ma voglia, sicuramente. Ne ha te pieno. Io dicevo, cazzo, ma perché una cosa del genere fa successo e c'è gente più brava che non lo fa? Vediamo, provo a fare qualcosa io. E poi da lì, facendo e vedendo, ho detto, cazzo, però anche dietro a Freaks c'è un bel lavoro. Ma ho provato a farlo io, ho provato sulla mia pelle prima di dire Freaks, sì, però di qua la maggior parte delle persone non sa che cos'è Adobe Premiere, non sa che cos'è Sony Vegas, non sa che cos'è After Effects, non sa niente. Freaks ha fatto successo prima di tutto perché c'erano Guglielmo, Claudio e Matteo. È quello. D'accordo, è innegabile, non ha senso negarlo. Ma prima di tutto per quello, e poi perché era... In Italia la prima cosa di quel tipo... Beh, si è aperta la strada alle web series. Che aveva un certo tipo di visibilità. E di conseguenza, quando una cosa è la prima, e ti piacciono le persone che ci stanno dentro, è ammiccante la trama, la storia, perché ci sono i superpoteri, la cosa che ci piace a tutti, è ovvio che ci rimani affezionato. E Freaks, a mio giudizio, non perché ci ho lavorato dopo, in seguito, però è uno dei progetti più importanti, se non il progetto importante di YouTube, insieme a, non perché sta qui, a Skypocalypse. Perdona un attimo. Che era un'altra cosa, ma andava più o meno nella stessa strada. Sono fra i progetti... No, ma è il modus operandi che è una figata di questa cosa, cioè ha sbloccato... Ci sono, fate rewind, non ho capito. Stavamo parlando del perché aveva avuto tutto quel successo. Ah, vabbè, sì. E ovviamente io ho detto pure che come Freaks, pure Skypocalypse, secondo me sono fra i progetti più importanti che ci sono stati su YouTube. Sempre perché pure Skypocalypse ha avuto il successo che ha avuto perché c'erano dei personaggi conosciuti come Mattia, Victor, Yotobi, eccetera. Quello senza dubbio era una cosa diversa da Freaks, completamente. No, ma è il bello, è il meccanismo che hanno lanciato dietro. Cioè, esatto, è come... importante. Che fosse bellissimo o no, e Freaks aveva un botto di difetti, come ce li ha pure Skypocalypse, un botto di difetti, però sono due pilastri, due progetti importantissimi, a cui dobbiamo essere molto affezionati, perché hanno dato la possibilità a YouTube di essere quello che è adesso, non sta merda di cui stiamo parlando oggi, ma quello che esce fuori, dei film che vengono prodotti da gente che si conosce su YouTube, di
altre cose. Ragazzi, noi grazie a YouTube, grazie a internet, eccetera, stiamo facendo di Landog, scusate se lo tiro in ballo, ma per fare un esempio, che vi giuro è un progetto fantastico, cioè io mi sto divertendo tantissimo e sta venendo, a mio giudizio, veramente bene. Cioè, e tutto questo è stato possibile grazie a progetti come Freaks e Skyvocalypse, perché se Claudio Di Biagio non faceva Freaks, 20 e passa mila euro per fare Dylan Dog, ma chi cazzo glieli dava? Esatto. Nessuno. E quindi ha fatto, se Claudio Di Biagio non faceva Freaks e Mattia e gli altri non facevano Skyvocalypse, The Pills, cito un altro progetto perché io preferisco citare progetti dove sono coinvolto, The Pills, Luca non l'avrebbe mai fatto, e The Pills è fighissimo, una genialata, fa troppo ridere The Pills. Ma come anche è stato un gran progettone Lost in Google. Come Lost in Google, cioè i Jackal non l'avrebbero mai fatto probabilmente Lost in Google. Cioè, come non avrebbero mai fatto The Parker subito dopo, non avrebbero avuto la possibilità. E adesso non so se tu hai visto... The Parker. Non so se tu hai visto il... The Parker. Non so se tu hai visto il video che abbiamo fatto noi con i fancazzisti. No. Scusa ma ti abbandono, che vabbè, lì c'è anche un discorso di solidarietà, di beneficenza dietro, quindi già secondo me merita solo per quello. Però in generale io una roba così non l'avrei mai fatta se non avessi saputo dove metterla. Perché cosa faccio? Mi metto a chiamare a uno alle scuole e a farlo vedere nelle scuole. Cioè, capito? Che senso c'ha? YouTube ci offre quell'opportunità ed è una cosa che il video strutturato e non io che parlo e dico un po' di cose davanti alla camera o le recensioni che sono state le prime cose che sono venute fuori da YouTube. Il video strutturato che può essere una vetrina per il tuo cortometraggio o per la tua serie è una cosa che è venuta, è inutile negarlo, dopo Skypocalypse, dopo Freaks, ed è stata una moda, se vogliamo, che ha avuto sia dei lati negativi sicuramente, ma soprattutto lati positivi, perché poi si è iniziato a pensare a una piattaforma in un modo diverso. Come è cambiato Facebook? All'inizio era aggiungo i miei amici di scuola che non vedo da anni, adesso è un modo per far marketing, per far pubblicità, per far crescere la propria azienda, è la stessa cosa. Guarda che tra virgolette tutto ha un'evoluzione, quindi da un certo punto di vista è giusto pure questo. Cioè, a me la cosa che dispiace soltanto è quando sento varia gente che si lamenta di cose, tipo dopo Freaks e Skyvocalypse un sacco di persone hanno creduto di essere in grado di poter fare... Mi hai rubato le parole di bocca. Scusa, no. Cioè, un sacco di gente... Io avrei un nome qua, ma non devo dirlo. No, infatti individui come il famigerato che avete nominato prima, volendo solo una derivazione di quella roba lì. Ma la derivazione è proprio marcia pesante. No, ma perché ti dico, cioè Freaks comunque è stato, cioè per come vedo io la storia di YouTube, è stata una sorta di spartiacque, nel senso che si è capito che da YouTube si potevano fare prodotti che avessero una risonanza molto grande e che potessero permettere a delle persone di evolversi anche in altri rami, tipo televisione, cinema, eccetera. Solo che ha dato l'impressione che tutti potessero farcela, e invece non è vero. E invece non è vero. È sbagliato. Uno dei tanti problemi su YouTube è l'autocritica. Cioè, raga, se io faccio delle merde, cioè, sono delle merde, non è vero che esiste tutto bello. Mi pare che ieri il concetto sia stato espresso molto bene. Dico pure la mia. Purtroppo, il tanto lavoro dietro a una cosa non la rende bella. Esatto. Cioè, a me dispiace perché facendo questo lavoro video, molte volte magari lavoro con un gruppo di persone e si delegano delle cose. Può capitare, e capita molto spesso, che qualcuno fa qualcosa che non funziona e poi c'è lo stronzo, che molte volte sono io, che dice, guarda, è brutto, cioè, porca puttana, è brutto, ma anch'io faccio delle cose, anzi, molto spesso sono io che faccio delle cose che poi mi dicono, guarda, è brutto. Ma non è che vado là a dire, porca puttana, ci ho lavorato 2 giorni, non puoi dirmi che è brutto. Dico, ok, perché non ti piace? Dimmi, elaboriamo e cerchiamo di sistemarlo. Se non sono in grado, perché posso non essere in grado di fare delle cose, no, vado avanti, faccio un'altra cosa, quello non lo faccio. Cioè, può capitare, ma ci manca... L'autocritica è fondamentale, credo, in questo, esatto. Specialmente in un settore come questo.
Io ad esempio mi sono messo in testa, ho detto, io mi pare che a Capodanno sono arrivato, vabbè, come sono arrivato intorno ai 10.000 iscritti, mi sono ho detto, cazzo, dopo i 10.000 vorrei, come si può dire, livellare, cambiare la qualità, cercare di migliorare, uno per me e due per le persone che mi seguono, perché sono arrivato, sai, 10.000 persone è un traguardo, fa piacere, però voglio dare qualcosa in più, quindi vorrei aggiornare il format, sai, fare magari dei corti, fare delle cose un pochino più lavorate. Ovviamente io, essendo da solo, solo ora che mi sono trasferito a Milano, ho trovato delle persone in cui lavorare. E quindi mi farebbe piacere sviluppare. Uno, perché sono un tifoso e un, come ti posso dire, un supporter di quello che a me piace vedere dei contenuti, almeno fatti con un pochino di voglia. Non sono un esperto, assolutamente non l'ho mai detto, però mi piacerebbe dare qualcosa in più nelle mie capacità. Da però farlo, almeno tentarci. A me quello che gira il cazzo è vedere personaggi come l'innominabile, che è gente che si vuol mettere davanti alla telecamera solo con la propria faccia, sbattere i piedi a terra e pretendere di avere la giustizia, quella là, fatta su misura, no? Ah, che va a dire, perché il tizio c'ha più iscritti di me? Non la devi domandare. Uno, perché non te lo puoi permettere, che sei arrivato ieri e non hai fatto neanche un video dove metti in mostra le tue qualità per le quali io ti posso dire, ok, sei degno di stima. Se te mi fai un video dove difendi Berlusconi o cominci e mi dici, ah, le donne sono tutte puttane, allora a te lì c'è già una croce sopra, perché sei un coglione a prescindere, capisci? Cioè, il comportamento ti porta ad essere definito un coglione. Punto. E quindi il discorso è questo. Qua si arriva a un punto in cui c'è troppa pretesa e poca sostanza. Se tu vuoi arrivare a un obiettivo e non ti muovi per raggiungerlo, no, non puoi pretendere un cazzo, specialmente se poi vai ad attaccare gratuitamente le persone, perché fallisci miseramente in tutto. Semplicemente è una dinamica davvero sbagliata, questa, a mio avviso, e bisognerebbe tornare sui binari. È sempre il discorso di chi è causa dei propri mali piange a se stesso. Ma qua non piange nessuno a se stesso. Io aggiungo anche, e non rompa i coglioni agli altri. Esatto, è proprio questo. Cioè... No. Io personalmente non conosco, cioè ho visto 2-3 video di Fabi J, che ho sentito questo ragazzo che fa i gameplay. A me io adoro i videogiochi, ma mi rompo le palle a vedere i gameplay, io voglio giocare con gli altri che giocano. Però mi capita ogni tanto di vederli per capire se magari quel gioco lo voglio comprare oppure no. Cioè io li uso come vetrina, tipo vediamo com'è il gioco. E ne ho visti diversi gameplay di giochi particolari. E questo ragazzo a me fa ridere, cioè mi piace di più, cioè magari 5 minuti, 10 li dedico ai gameplay di questo ragazzo e non li dedico minimamente ai gameplay di qualcun altro. Sì. Quindi, cioè, che ci fa? Cioè, questo fa dei gameplay carini, c'ha 8.000 iscritti, 8.000 visualizzazioni, il problema dove sta? Cioè, infatti, sono molti che vanno lì e rosicano perché dicono, ah, ma i miei giochi sono più belli, ah, ma questo lo dici tu. Cioè, io gioco meglio, ma questo lo stai dicendo tu. Cioè, non lo... Che cazzo vuol dire? Cioè, se quello c'ha 130.000 iscritti, 150.000 persone che si iscrivono semplicemente perché... Quando lui fa un video nuovo lo vogliono vedere, l'iscrizione è tutta qua, non è che te pagano perché c'è questo. Esatto. Ma poi guarda, io allora lo fai. Cioè, allora vuol dire che li fai meglio di qualcun altro, punto. Ma sì, ma il discorso... in un minuto! Dove sono? E ne devo montare uno stasera. Esatto, bravo. Ma comunque io credo, ragazzi, che di base ci sia, cioè, la gente qua ci vede dei meccanismi oscuri, ma non può essere semplicemente che la persona che carica i video, in questo caso hai citato Fabi perché ha quasi 500.000 iscritti, non è che una persona che fa i video semplicemente è brava a rapportarsi con le persone, nel senso, se lui fa dei video dove nel modo di parlare, nel modo di coinvolgere è avvincente, cioè ti piace ascoltarlo, ti piace, non lo so, il modo in cui intrattiene mentre fa vedere un gioco che può essere un indie game, quello che è, minchia, non saranno 500.000 stronzi decerebrati se sei arrivato anche a 500.000. Perché tu guarda come cazzo si chiama, è solo il primo al mondo, PewDiePie. Esatto, cioè PewDiePie è palese che non sappia giocare videogiochi, cioè nel senso non sappia giocare in maniera professionistica. Ma infatti nessuno lo può fare Pinco Pallino, per non dire il nome. Ma infatti lui sarà arrivato in un momento in cui la gente era propensa a un tipo di personalità, lui è apparso, è stato amichevole nel modo di affrontare, cioè lui faceva ridere perché aveva queste reazioni, no? Questi spaventi, eccetera. La gente si divertiva ed è nato il fenomeno PewDiePie perché ha portato con sé un marchio di fabbrica, questo modo di fare gameplay suo. Quello che a me gira il cazzo è che dopo di lui arrivano tutti
tutti questa vagonata di strozzi che pretendono, che non è che vogliono, pretendono di fare la stessa cosa, avere lo stesso successo senza neanche sbattersi, perché vedo gente che fanno ste riprese con dei cellulari, con due fotogrammi al secondo, l'audio sgranato, che mentre giocano si sente, cazzo, che gli entra la madre in camera, parlano con la madre, si insultano col fratello, e poi dicono FabiJ c'ha tanti iscritti o no, perché non è giusto. Poi cioè, anche col cellulare andrebbe benissimo. Cioè, esatto, andrebbe bene. Quando lei fa i video col cellulare, esatto, ma li fa lui, come parla lui, come va lui col pubblico, con la gente che lo certo, guarda, funzionerebbe lo stesso. Sa intrattenere, cioè, non ci sono cazzi. Non lo sa fare, fine. Esatto, cioè non ci sono cazzi. Anche perché un recensore X ha più successo di un recensore Y, perché vuol dire, cioè anche perché è un tipo di mestiere, cioè il recensore è una persona che con il suo modo di parlare e con la sua col suo punto di vista deve convincere te, ascoltatore, a pensare, a ragionare su quello che ha da dire, quindi devi avere un'ottima parlantina, devi sapere esporre i tuoi concetti e devi essere avvincente. Ovviamente non sono cose proprietà che hanno tutti. Ragazzi, come mai ci riescono? È la base della comunicazione. È la base della comunicazione. Per questo dico: allora, come mai Tizio riesce ad avere più iscritti di un altro, perché ha più successo a livello mediatico? Semplicemente perché sa proporsi con il pubblico in una determinata maniera. Punto. Basta, non ci sono misteri. È tranquillo che se questa persona è brava a fare quello che fa, il giorno 1 verrà condivisa da una persona, il giorno 10 la condivideranno in 4, il giorno 30 la condivideranno in 50, perché è un processo naturale, cioè è nell'indole umana. Se mi piace tanto, automaticamente sarò io ad esportare questo benessere che mi ha creato e dire: raga, questo è un genio, guardatelo. Cioè sarà proprio... è una cosa automatica. Quando io vidi, come si chiama quello là che balla davanti ad ogni monumento che fa il giro del mondo, madonna mia, quello mi fa piangere, okay. Porta, non me lo metto questo qua, cioè questo qui era un ragazzo, un pazzo, che ogni tanto che andava in giro per il mondo si piantava la telecamera e si metteva a fare due passi davanti a un monumento, e nel tempo è diventato forse lo youtuber con più visualizzazioni al mondo. Vabbè, la sto buttando là, però è un progetto nato da un gioco, perché lui si divertiva a fare anche questa cosa qua. Poi non so se fosse un agente di viaggio, ha avuto, non me ne fotto un cazzo, è stata una cosa bellissima, l'ha fatto, e nel tempo è diventato famoso perché ha fatto una cosa semplicissima, la proposta al mondo. Ok, stessa cosa, se FabiJ fa un video ed è divertente, perché cazzo non ha il diritto di diventare famoso? Se è una persona che piace, è piacevole, non è l'illuminato allora che è arrivato un rettiliano e gli ha messo la mano sulla testa, tu domani sarai il numero uno, non esiste, Dio buono, cioè veramente, anche Zeb c'ha i suoi 80.000 iscritti, ma perché magari avrà fatto piacere essere ascoltato da 80.000 persone, Dio, mamma mia ragazzi, cioè questo è il concetto fondamentale, è la chiave di lettura per vivere una vita felice, pensate a voi stessi prima di criticare, punto. Ah. Vabbè, ma poi sui gameplay, io ho visto il video di una celeberrima pagina Facebook frequentata da persone probabilmente dello stesso livello del salotto di Barbara D'Urso, che ha fatto un video in cui diceva che i gameplay più o meno sono il male della società occidentale, andando ad analizzare la definizione di videogioco, dicendo che con i gameplay le persone ormai si identificano con lo youtuber e non il videogioco non trasmette più emozioni, non c'è emozione, ma vaffanculo, cioè, dai, ragazzi. Siamo tutti bravi a vomitare cazzate, cioè. Madonna mia, cioè io ho visto il gameplay di Yotobi di State of Decay, non lo conoscevo, me lo sono comprato e me lo sono giocato e me lo sono goduto, vaffanculo. Ma ragazzi, ma io mi sono comprato 80.000 giochi su Steam, ne ho giocati due perché sono scemo, cioè sono malato di videogiochi, capite? Però non ho mai fatto nessun gameplay in vita mia. Sinceramente mi piacerebbe farlo, guardarmelo, perché voglio vedere le cazzate che dico, perché io sono di quelli che come mette le mani sulla tastiera diventa analfabeta, capito? Cioè, io vi dovrei vedere, ma non i gameplay, le riprese di Ilaria Giaghi che gioca Street Fighter, ma non ho idea, cioè lei si alza dal divano, comincia, io avevo paura per il televisore, ho detto me lo sfasci questo. La cosa più divertente non è vedere lo schermo, ma vedere la gente come gioca. Esatto. Io volevo fare il gameplay della Wii, ma vedere la gente che gioca alla Wii, che ci sono delle situazioni, o del Kinect, bellissimo, sono delle situazioni allucinanti, però poi, visto tutto il casino che è uscito fuori del gameplay,
detto sì, poi mi arriva Mazinga 44. No, questo gioco non è difficile, è una cazzata, quindi tu sei un coglione, ma vaffanculo. Esatto, esatto. Comunque, Mazinga 44 ci farà un canale perché è fantastica. Secondo me sì, vabbè, io ce l'ho registrando adesso il nome su YouTube. Addio ragazzi, aiuto. Comunque, volevo dire una cosa relativa a... non lo ricordo più. Posso chiedere una cosa a Mattia? Vai. Dai, chiedi, dai. A che punto siete con Skybox? Lo sapevo che sarebbe stata quella. No, mi conosci. Allora, praticamente... dai, rispondi tu, dai. Allora, siamo a buon punto, nel senso che adesso si è oliata bene la macchina, tutta la macchina delle riprese, che ovviamente non intendo l'MDP, ma proprio la macchina totale, e quindi sta mano a mano accelerando anche la ripresa per tutto quello che riguarda diverse puntate. Quindi noi chiaramente vorremmo, come ha detto anche Mattia, già spiegato, ottenere la terza, la quarta e la quinta, dopodiché... ragazzi, me la linko qua. No, ragazzi, scusate, questo è fondamentale. O forse per quello che ho detto. No, ragazzi, voi adesso capirete. È arrivato proprio il momento giusto. No, cliccate e capirete, ve l'ho linkato, ragazzi. È bellissimo, tutto ciò è bellissimo. Raga, scusate. Mi sento male. Vabbè, ma sta scherzando. No, ma questo gliel'ho fatta. No, non l'ha fatto lui. No, l'ha fatta una pagina che si chiama se la TV fosse YouTube, ragazzi, è un capolavoro. Ma chi l'ha fatta questa cosa? Ve la linko, ragazzi, scusate. Sì, che magari c'è qualcuno che ci segue in live, ci vede ridere così senza motivo, ma stiamo... Voi andate sulla pagina se la TV fosse YouTube e capirete, ragazzi. Comunque, tornando a Apocalypse, stiamo cercando di ottenere questa continuity. In modo che poi possiamo buttare fuori le puntate in maniera un pochino più agile, perché effettivamente non vogliamo ripetere i vari break che ci sono stati. Però siamo a buon punto. Il problema è che, me ne rendo conto sempre di più, c'è qualcuno che ha lanciato una maledizione. Nell'antichità i Maya videro Skypocalypse e dissero no. Questa cosa non va bene, perché notizia, neanche Fabio la sa questa, attenzione. No, ti prego, per favore. È facilmente risolvibile, però fa comunque molto ridere. Il buon Daniele Dasmatter, nelle vacanze, si è registrato tutte le sue parti su Skype, ma tipo le parti di tutta la stagione, no? Santo Daniele, santo. Aspetta, ieri vado in radio e gli dico, ma allora le scene ce le hai? E ha bruciato la disc. Esattamente. No. Ma cazzo. Daniele, te lo compriamo noi di Skypocalypse uno nuovo, uno di quelli ultra... Daniele, le rifarà subito, cioè... Sì, le rifarà. Le rifà, però nel senso, non gli era mai successo ed è successa sta roba qui, così come avevamo organizzato un weekend di riprese settimana scorsa. Che era perfetto. Era la perfezione, sono saltati tutti e due i giorni per motivi diversi. Uno ha vomitato, quell'altro, la location è saltata e ciao. Ragazzi, fatemi fare un rosario, Dio buono. No, tra l'altro, no, la location è saltata è riduttivo. Esatto, è vero. È saltata prima la location principale, dopodiché sono andato a vedere ed è saltata anche quella secondaria di backup. Mattia, avete mai visto Lost in La Mancia? No. Scusa. Cercatevelo. Lost in La Mancia. È un documentario che racconta la storia di Terry Gilliam, che sono anni e anni che cerca di fare un film su Don Chisciotte. Tutto quello che poteva andare male è andato male. A scuola di cinema calcola che è la prima cosa che te fanno vedere. Cioè tu entri là dentro e ti dicono, ragazzi, come prima cosa guardiamo Lost in La Mancia. Così poi... È un modo per dire, guarda, come prima cosa tu sappi che va tutto in merda, comunque. Esatto, cioè, è come essere compagni di stanza di Bela Lugosi, ragazzi. Cioè, non lo so. Una produzione, piccolo o grande che sia, ha sempre e solo problemi. E
la bravura, tra virgolette, è nel risolvere il problema subito o riuscire ad anticiparlo, perché i problemi ci stanno sempre. Sì, 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 infatti. No, sì, produzioni più grosse hanno più possibilità di risolverli in fretta, ma hanno anche problemi più grossi rispetto a quelli. Esatto, più. Produzioni più grosse, problemi più grossi. Ma immaginati quando poi c'è quegli attori che di un giorno all'altro ti sbroccano e non vogliono questo o quell'altra cosa, cioè... Cioè, mi immagino gente che si deve gestire come Quentin Tarantino, che ha tipo 4-5 superstar sul set, voglio vedere. Guarda, io per un film Rai, Sardegna, 6 anni fa, alle 4 di notte a cercare una farmacia aperta perché il protagonista c'aveva il cagotto. Oh! Mamma mia, ragazzi, cioè, veramente. Guarda, ovviamente una piccola produzione avremmo spostato le riprese in un film, esatto. Non puoi, quindi... Esatto, esatto. Più o meno la situazione era quella. Quindi sono saltate. Però ce la stiamo mettendo tutta. Oggi che non vi troviate lo spammer anche mentre fate le chiamate Skype, che sai, no? No, vediamo, ragazzi. Se non ce la stiamo mettendo. Il problema è che noi ce la stiamo mettendo tutta. Il problema è che sembra che ci sia quasi che... Il brutto è che quando tu giri non puoi dire cosa stai girando, o comunque certo. Puoi dire qualcosa di molto vago. E la gente sulla pagina di Skypocalypse, avranno tutti i loro motivi, non capisce proprio benissimo... No, non gliene frega un cazzo a nessuno. ...che effettivamente ci stiamo impegnando. Ma la gente vuole... Alcuni sì, altri meno in realtà, non è che proprio nessuno... Però... Vogliono quello che gli hai, tra virgolette, promesso, e lo vogliono e basta. E discorso, la gente vuole tutto, subito e fatto bene, punto. E poi... Una volta che tu glielo dai, comunque... Lo criticano. Per lamentarsi e per criticarlo, esatto. Cioè, lui aveva finalmente una cadenza giusta ogni settimana, quello che è, e se vanno a lamentare per l'orario, e poi risolvono l'orario e se lamentano perché là arriva un minuto prima e là arriva un minuto dopo, venduti, prima sta lì e poi sta là, e poi e la chat non funziona, venduti, non funziona la chat, e il forum se per venduti, non funziona il forum, andate a cagare, cioè vivete con la cat, tranquilli, cioè abbiate pietà della gente che prova con niente a fare gratis, gratis. Sì, ma vabbè, ma io mi ricordo, cioè, giusto per risollevare un'antica casta, quando si parlò del discorso Freaks e il pre-Casa Day era cosa? La Showreel era la Casa Day 1.0, no? Secondo le memorie, no? Della gente impazzita. Cioè, era tutto quanto sempre casta, la casta più o meno, sai, la casta romana, adesso c'è la casta milanese, ma perché lì si sono trasferiti. Gente che non sa come funziona il nostro lavoro. Il problema, però, sai cos'è? Che è ok che la gente che non sa. Il problema però è che questa gente che non sa poi parla e divulga e succede il caso come adesso. Adesso con la, esatto, con la presunzione di sapere di cosa stiamo parlando, perché io faccio adesso credo più o meno lo stesso lavoro di Giovanni, e con un progetto come Freaks è logico che puoi prendere anche il tuo vicino di casa, il buon Mario Rossi, che ti fa da virgolette ufficio stampa, comunque da ti organizza un pochino le giornate di riprese, queste cose qua, come noi facciamo con Skypocalypse. Però se un'azienda ti propone un aiuto in questo modo, ma cosa c'è di male? Perché ci deve vedere dietro, vedi, loro sono prodotti, ma anche fossero prodotti, anche gli dessero 50, 100 mila euro a puntata. Ma magari, quando stavano, comunque. Io per X2 ci ho perso, cioè ci ho dedicato un anno della mia esistenza, un anno intero, fra pre-produzione, perché poi ci sono entrato, produzione, montaggio e post-produzione, ci ho perso un anno della mia vita dietro. Cioè, ma se non ci facevo almeno qualche soldo, cioè, non lo potevo fare, come non lo poteva fare nessuno? Questo è un altro concetto, ragazzi, YouTube, che se tu passi dal gratis a guadagnarci un euro sei un venduto, cioè, ma io auguro a tutti. Prendi una cosa sola, il video che ho fatto, ve l'ho detto, il video che ho fatto per i fancazzisti, porca puttana, c'era qua fra FTDJ fino a prima, che un giorno è venuto con noi sul set, perché era venuto a trovare Simone. Sì, mi ricordo, stava qua, infatti, stavo incoglionando. E io, cioè, io, a fare avanti e indietro da Monza, per 3 weekend di fila, oltre, vabbè, che il mio tempo, essendo il mio lavoro, ha un costo,
Certo. Se però viene ricompensato, a parte che quella era una cosa di beneficenza, ma ripeto, se viene ricompensato con della professionalità dall'altra parte, lo faccio volentieri. Certo. Io, di mio, sono andato sotto con questo progetto, che non è che non ho il mangiare in tavola, però sono andato sotto con questo progetto di 100-150 euro, fra gasolio e robe varie. Certo. E cioè, mi farebbe piacere, qualora non fosse di una cosa di beneficenza, mi farebbe piacere almeno rientrare di quei costi, andare a pari. Certo. Se io già facessi una cosa del genere, e ripeto, non succederà perché è di beneficenza, tutti i soldi saranno devoluti all'EMPA di Monza, se, qualora non fosse stato di beneficenza, ci fosse stato anche un minimo di soldi per rientrare delle spese che abbiamo avuto, ma cazzo, ma li avrei presi al volo e non ci sarebbe stato nulla di male. Ma no, ma sì, ma ragazzi, ma bisogna sfatare questo mito all'italiana del fatto che se non ci, cioè, che se ci sono i soldi siamo venduti. Io auguro a tutti quelli che fanno contenuti creativi su YouTube di poter un giorno campare di ciò che fanno, ma sai quanto sarebbe bello? Cioè che tu la mattina ti svegli, fai due video, cazzo, hai la possibilità di farti magari dei soldi e continuare a proporre dei contenuti alle persone. Ma come gli dicevano a Gabbo, come dicevano a Gabbo, che Gabbo ogni tanto lo ribadisce, non so se lo conoscete, Gabbo di Square, sì. No? Che ogni tanto diceva: cazzo, ma voi non vi rendete conto? Io ho un negozio, ho questo, quello e quell'altro da fare, e nonostante questo io vi do 2-3 video a settimana, a volte anche di più se riesco, e magari vi lamentate perché viene spostata la cosa. Ma cazzo, ma vi rendete conto che è un altro lavoro? Se prendete YouTube, certo, non per mettere il video una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, lo capite che è un lavoro? Il problema è ma poi manco glieli stessi tirando fuori di tasca loro i soldi, esatto. Hai capito? Guarda, molte volte la gente lo sa benissimo che sta dicendo una cazzata, però la dice uguale perché, esatto, fa più notizia, si fa più notare la cosa un po' più cattiva rispetto a bravo complimenti. Bravo complimenti viene messo da parte in sei uno stronzo, sei un venduto, bla bla bla, invece fa clamore. E quindi di conseguenza la discussione venne seguita. Giorni fa vedevo un film dove c'era un politico che veniva accusato di una cosa e aveva fatto tutta una serie di cose buone. E lui diceva: io potrò morire domani e la gente mi ricorderà per i prossimi 100 anni per quella cosa e non per tutte le leggi buone a cui ho partecipato. Cioè è così, è la bestia umana, è la natura umana. È così, certo. Sono convinto che molte persone lo sanno già che stanno dicendo una cazzata, che stanno dicendo una cattiveria gratuita e magari nella loro indole sono d'accordo, però la devono dire perché è così, perché è più facile fare la cattiveria che dare un abbraccio e dire che è bravo a qualcuno. È molto adesso più facile. Non vorrei dire una minchiata perché io ho di memoria zero, ma se vi ricordate, mi pare fosse Enrico 0DX che ha vinto il Next Up. Sì, era l'anno noi con Giulio, Enrico. 2011. Tralasciando il fatto che uno può essere d'accordo o meno che lui abbia vinto, chi se ne frega, ma le cattiverie che gli hanno scritto perché ha vinto dei soldi, perché. Ma che caro, ma cosa ti cambia? Quel Next Up soprattutto a mio giudizio è stato un altro discorso, perché io lì sono d'accordo con te sul che ti cambia, però non avendo niente contro Enrico, anzi assolutamente, ho fatto dei lavori anche collaterali dove c'era pure lui di mezzo e lui è una bravissima persona eccetera, però per quel Next Up non lui soltanto, non Giulio soltanto, non gli altri che l'hanno vinto eccetera, le persone hanno vinto dei soldi per fare delle cose che poi non hanno fatto. Esatto. Ah, beh, no, d'accordo. Mettila in questo su questo punto di vista, d'accordo. Ma io ai commenti a cui mi riferisco non sono: ah, hai preso questi soldi e ti sei comprato la macchina. Cioè, non è quello che poi anche fosse. Cioè, vai a fanculo. Cazzi loro, ovviamente. Ho bisogno di quei soldi. Cioè, scusa un attimo. Guarda, cazzi loro, ovviamente. Però la polemica è compresa. Io ogni mattina vinco il Next Up perché faccio il videomaker. Ti aspetti che con 20.000 euro mi compri 20.000 euro di materiale? No, vabbè, io ti dico, guarda, la situazione è questa. Io ho la macchina rotta. Mi compro il materiale e poi sono a casa senza macchina. Cosa facciamo? Ognuno con quei soldi ci fa quello che vuole, anzi, proprio appunto nel caso di queste due persone che ho citato io, che mi ricordo, Enrico e Giulio, qualcosa dopo l'hanno fatta, cioè Enrico poi ha fatto altri video, ne ha fatti alcuni con della post-produzione, lui è molto bravo nella post-produzione, ce n'era tantissima, eccetera.
Giulio poi ha fatto una serie che poi ha interrotto e poi una cosa bla bla bla, comunque qualcosina là, là ci sono stati altri problemi e non ne stiamo qua a parlare, però c'è qualcosina da lì è uscito, ma qualche altro ha fatto un cazzo. Cioè, Next Up è un altro discorso un po' così. Vabbè, però ai tempi come un cretino mi sono lamentato pure io perché non avevano accettato la mia idea. C'è stato quel momento in cui ho sbarellato, poi no, mi ricordo. Poi ho detto, ma quanto sono demente, perché vabbè... Fossero le obiezioni che hai fatto tu, quelle che hanno fatto loro, uno poteva ancora starci, capisci? Cioè, poteva ancora capirle queste persone. Invece no, il punto è, tu hai vinto dei soldi perché tu sì e io no. È sempre quello. Vabbè, ma quello è... Madonna, ragazzi! È stato più, cioè, il video di paga. Il video di Enrico era fichissimo. Sì, a me è piaciuto molto. Il video era figo, anche quello di Giulio era figo. Poi c'erano altri due che erano fighi. Ma comunque, io volevo dire che sì, sicuramente sopra tutto questo c'è Mattia. E infatti, lui sta lì, zitto, ascolta. Sì, capito? Cioè, fa finta di niente. Perché Mattia è un lezzo, capito? Tranquillino, di lato, eccetera. Però prepara le sue cosine. Ascolta. Una volta gli dissi, cazzo, ma comprate la telecamera HD, lui ne avrà 45.000 messe da una parte, ma non le vuole usare. No, ma adesso poi sono con la webcam del portatile, quindi non ho avuto neanche voglia. Secondo me sta solamente aspettando che la casa delle produttrici, non lo diciamo perché a me ancora non mi ha contattato per pagarmi per dire il marchio, però secondo me sta aspettando la casa produttrice che lo chiami e dica, guarda, adesso puoi dire che ti abbiamo mandato le videocamere perché ti sta arrivando l'assegno. Quindi, se poi io ti posso tirare fuori un marchio, guarda, questi sono dell'IKEA, sono di Malboro. Ti hanno pagato per presentarti con la roba dell'IKEA. Ti ha pagato l'IKEA. Capito? Per farsi rubare un pacco di batterie. Non per farsi per comprare un pacco di batterie, scusate. Mm. Mi ha pagato anche quelli dei manga. C'è un negozio di manga a Roma, fighissimo, che si chiama Forbidden Planet. Andate tutti là, mi raccomando. Ascolta, ma te lo devo chiedere a te, Giovanni, ma... è una cosa, ma sto Winner Taco gigante al Ponte Milvio? Non l'ho visto! No, ragazzi, cioè, parliamone di abbono. Non l'ho visto. Oggi è l'anno del Winner Taco, questo. Sì, avrebbero anche quasi sgrattugiato sotto palla, questo Winner Taco. Sì, però... ma io l'ho scritto su Twitter, ma io rivolgo il calipo frizzante. Stavo per dire la stessa cosa, a me ne frega un cazzo, mi voglio il calipo. Oh, io non ho mai mangiato un winner taco in vita mia. Blasfemo. Io rivoglio il calipo frizzante, non quella merda che c'è adesso. Redimiti. Oh. Comunque, ragazzi, una cosa per volta. Oggi il winner taco, domani il calipo, dopodomani la lira nuovamente. Quindi... sì, perché almeno sulla lira non c'è scritto il canale di Andrea. Esatto. Io rivoglio i cartoni animati vecchi, io rivoglio Spank. Esatto, li vogliamo Bonetti del devo pagare le tasse. Voglio Bonetti, perché si è cassato Bonetti? Perché si è Mazinga 44 vogliamo. Anche Mazinga 44, e ti ripeto, io stavo pure per fare Ken Gutalax, però poi è stato meglio di no per vari motivi, però c'era un Ken Gutalax da qualche parte. Madonna, ragazzi. E rivolgo i vecchi cartoni animati, guarda, tutti dicono Peppa Pig. Ma è rimasto malissimo che nessuno... Sì, vabbè, ma il discorso noi ce li avevamo quando eravamo piccoli, gli animali che parlavano, mo c'è sta soltanto i Pokémon, Yu-Gi-Oh! Eccetera, eccetera, con tutto rispetto a quella gente che guarda i Pokémon chiamati Pokémon, io me ne scanso, ma chi è dagli anni 80 dove guardava i Puffi, gli Snorchi, Spank... Ma tu lo conosci, Hurricane Polymar? Arigen Polimar, vedi Mattia, vedi? Sono un ignorante. Che cazzo ne so? Eravamo qua a casa mia che dovevamo girare Skypocalypse. Porca puttana, di quanti eravamo? 7-8. Uno a parte me conosceva Arigen Polimar. Io avevo lì la cassetta tutto orgoglioso. Guarda cosa c'è qua. Tutto fiero. E lui tutto fiero. Rivoglio Ollie e Benji. Hai visto che c'è su Facebook la notizia che hanno misurato. il campo da calcio, eccetera, eccetera, secondi che ci impiegano. Sì, tipo è un tipo
stati, una cosa del genere. Vabbè, come la pista di Fast and Furious 6 che parte dall'America e fa il pianeta, vabbè, ma... E le macchine con quelle 28 marce più o meno. Esatto. Sì, sì, vabbè, ma infatti... Il cinema è bello pure per questo, perché finzione. È l'eccesso. Vabbè, poi abbiamo i mercenari, ragazzi, parliamone. Cioè. No, sta uscendo il trailer, hai visto? Esatto. Gast, Madonna. Non vedo l'ora che esce quella cacata. È fantastico. A vedere. Io ci vado al cinema. Lego, il film dei Lego sta Madonna, uscendo. Sì. Ah, quello è incredibile. Mese pro c'è Batman, ragazzi. Il trailer con Batman che dice io ho tutte cose nere. cosa? Bellissimo. Che dice tipo battutiamo, c'era la gamba e ho fatto la battuta, ragazzi. Esatto. Cioè. Mamma mia. Dai. Sì, vabbè, ma ragazzi, mi sto vedendo delle cose che sono proprio... Cos'è? Condividi con noi. Qual è il tuo film in un minuto, Mattia? Mi anticipalo. Ci fai la recensione della live di ieri in un minuto, dai, che sarebbe. no, ma adesso speravo, però questa la devo passare. Perché devo passare al diretto interessato perché è troppo, cioè va bene tutto. Ah, io comunque... Cioè, praticamente hanno preso il simbolo dell'aquila fascista. Ah, sì, l'ho visto. Cioè, ci hanno messo sopra la faccia di Yotobi, cioè, ma ragazzi, dai. Io, guarda, per come lo conosco sicuramente no, ma spero che Karim mi si faccia una risata. Ma figurati. Sicuramente no, si incazzerà come una bestia, vedrà che il mondo sta crollando sulla sua capoccia. Ma io spero tanto che si faccia una risata, perché vi ripeto, non lo conosco Karim, ma lo vorrei abbracciare, perché è una persona fantastica. Per quel poco che lo conosco è una persona fantastica. Ma quando ce l'hai lì davanti dal vivo istiga l'abbraccio, Karim. Sì, ma no, ma credo per forza, non ho mai... Ho provato a tirarlo giù a Roma un sacco di volte, gli ho promesso qualunque cosa. Gli ho promesso donne e successo, gli ho promesso. Francesco una volta mi ha detto digli che lo porti in un centro commerciale che a lui piace, ho detto guarda ti ci porto tutto il giorno, non è voluto venire. Oddio, povero. Una volta per una cosa Nintendo, no? E abbiamo fatto una cosa della Nintendo, allora gli ho chiesto se voleva venire, lui mi ha detto no, non mi va perché poi, cioè per farvi capire che tipo è cane, ha detto no, mi va perché la vorrei tanto la Nintendo, però poi la gente dice che io faccio le cose della Nintendo perché mi hanno regalato il Nintendo, quindi non ci voglio venire, preferisco di no. E non lui non ha mai fatto nulla, assolutamente. Cioè, non è venuto per questo, cioè, gli ho detto magari, porca puttana, vieni lo stesso, cioè, non ti ci faccio entrare, te prego. Lui no, perché se poi si viene a sapere, bla bla bla, cioè... Lui è fin troppo radicale, in questo, e accusano lui che è proprio quello che... Capito, esatto. Ma infatti per questo, ragazzi, se io dovessi un giorno avere rilevanza mediatica a YouTube, io lo farò proprio apposta, dirò, ragazzi, l'Xbox mi ha dato l'Xbox One, e ora la uso, avete capito? No, capito? No, capito? Cioè, lo farò. Io la PlayStation 4, anche. PlayStation, ho detto, scusate, salve, io sono uno stronzo, e loro mi fanno... Ho provato anche a chiedere agli altri se la facevano regalare tipo dei Pills, gli ho detto ma ve la fate regalare una PlayStation 4, la mettiamo tipo in una puntata a caso, no, niente. Mi dispiace, è perché non siete abbastanza cast ancora, capito? Ragazzuoli, io vi lascio anch'io. Vorrei che c'è Master Chef. Vorrei chiudere più che... No, sai com'è? Io è da quelle 2 ore e 34 minuti che sono in live. Ah, bravo. In effetti è vero. Beh, comunque, ragazzi, morale della favola, non diamo più spazio all'innominabile, appunto. Cioè, proprio... Okay. E noi cerchiamo di uscire dalla casta piano piano. Perché non... Ah, sì. No, ma io ci sono dentro a livelli ormai di quelli proprio pesanti. Chiedo a Mattia se te lo permette. Ogni volta che sei entrato nella casta non puoi più uscirne. Esatto. E sappiate che tutti quelli nella casta, come trattamento di iniziazione, hanno subito lo sbiancamento anale. Quindi... Esatto, e hanno tutti questo bracciale. Ah. Io adesso l'ho lasciato dove, nell'armadietto dei Rolex, però dopo lo vado a prendere. Esatto. Bravo. Io ce l'ho giù, dimmi. No, niente, io pensavo che ci stavamo salutando. Ah, sì. Sì, andiamo, anche perché io ho fame più o meno da 2 ore e 35 minuti. Io vado che devo fare un gameplay di GTA 5 e di Call of Duty anche, quindi... Insieme! Sì. Mentre suoni la chitarra. Esatto.
il tizio di GTA che si ritrova dentro Call of Duty. Esatto, esatto. Ma poi sarebbe anche carino una roba del genere. E viene rapinato da Ezio Auditore, o dal, esatto, nuovo pirata. Nel mondo di Minecraft, ovviamente. Perfetto. Ragazzi, vi saluto in bocca al lupo per Skyvocalypse. Crepi, ma più e più volte, proprio. Più e più volte. Merda. E, Giovanni, se c'hai 2 minuti di tempo, vai a vedere quel... quello là. Anche se mi dà un parere tecnico, son contento, perché critiche sono sempre ben accette. Faccio quelle 6.000 telefonate che ho dovuto rifiutare in questa ora. Buon, ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao.